nostri incontri notturni che proseguono, e questa settimana facciamo un incontro, a mio modo di vedere, molto interessante, anche perché comunque parleremo di un libro molto importante che riguarda Rino Gaetano e poi tutti i misteri che riguardano la sua morte, di cui Paolo Franceschetti, che è in linea ovviamente. Buonanotte Paolo. Non è in linea Paolo? Ciao Fabio, ci sei. Ciao a tutti. Ok, dicevo, Paolo Franceschetti. Ciao Fabio, ciao e ciao a tutti. Ecco, c'è un po' di ritardo. Comunque sia, Paolo Franceschetti, che aveva in sostanza scritto alcuni articoli proprio sulla morte di Rino Gaetano, ma adesso uscirà un libro scritto da un altro avvocato che si chiama Bruno Mautone e che annuncia davvero dei particolari inediti sulla morte di Rino Gaetano. Allora andiamo a salutarlo subito, l'avvocato Bruno Mautone. Buonanotte Bruno. Buonanotte, buonanotte a te Fabio, buonanotte a Paolo e a tutti gli ascoltatori. Allora Bruno, io parto subito con te ovviamente. Dunque uscirà a breve questo tuo libro. Raccontaci un po' come è nata l'idea, perché ti sei interessato alla storia di Rino Gaetano. Dunque, io da tanti anni, per passatempo, conduco programmi radiofonici ed uno degli artisti preferiti di gran lunga è Rino Gaetano. A furia di sentire nel corso degli anni tante sue composizioni, anche quelle meno conosciute, mi sono accorto che vi era tutta una serie di significati che secondo me, lavorandoci sopra, si potevano interpretare non sempre e non eminentemente in maniera letterale, collegandoli tra di loro. Per carità, nessuno ha il Vangelo in tasca, di aver individuato in maniera, per la verità, molto argomentata tutta una serie di messaggi che lancia nelle sue canzoni, anche a rate. Alcuni messaggi li lancia con più canzoni e svela i misteri dell'Italia del dopoguerra. Quindi Fabio, io seguo perfettamente la tesi che è stata meritoriamente lanciata qualche anno fa dal collega Paolo Franceschetti e dalla giornalista Gabriella Carlizzi, secondo cui la morte di Rino Gaetano non fu una morte casuale, ma fu in realtà il risultato di una macchinazione per metterlo a tacere. Io individuo i moventi, cioè i moventi, e ne parlo al plurale, sono tutti i messaggi inquietanti e assolutamente angoscianti che lui delinea nelle sue canzoni, oltre poi ad un discorso più generale di irrisione, quasi di scherno, che progressivamente dalle prime canzoni fino alle ultime Rino Gaetano lancia. Nei primi dischi lui è aderente ad una loggia massonica, o almeno è depositario di verità presi in una consorteria massonica, e quindi vi è addirittura quasi un entusiasmo, poi un disinganto e poi progressivamente un distacco. Spirito di giustizia lo spinge a rivelare segreti che aveva conosciuto in questi conciliaboli massonici. Quindi io individuo, ritengo di individuare i moventi che hanno poi spinto la massoneria deviata ad ucciderlo. Lui infatti in alcune canzoni, no, c'è esempio il compleanno della zia Rosita, sì, e in altre effettivamente Rosina, sì, scusa, lancia, ecco, insomma, dei messaggi che letti appunto con questa attenzione, insomma, quantomeno danno da pensare, ma sono qualcosa, sì, di più, no? Beh Fabio, ma lui che ha composto poco più di 60 canzoni, considerando anche i singoli oltre le canzoni dei 33 giri, praticamente nel 100% delle sue composizioni mette sempre qualche riferimento a fatti, situazioni riconducibili alla massoneria o comunque accadimenti riconducibili alle consorterie massoniche. In altre, oltre che questo, individua e rivela proprio segreti inquietanti della storia italiana del dopoguerra. Paolo, per te ovviamente non sono novità, appunto, come diceva Bruno, ecco, il fatto che esca un libro, insomma, un libro intero dedicato a questo, insomma, dà ulteriormente anche valore al lavoro sia di Gabriella Carlizzi che al tuo. Sì, soprattutto è una cosa positiva che se ne comincia a parlare sempre di più, perché finché
era confinato nell'ambito del mio blog e basta, non solo è più facile pensare che siano le mie fantasie, che sia una tesi così, che non sono supportate dal nulla, eccetera, ma al di là di questo, cioè dell'aspetto personale della vicenda, per cui quindi mi fa piacere che altri, in particolare colleghi, quindi non quindi persone prive di qualifica per poter avallare certe tesi, quindi mi fa piacere a livello personale, ma mi fa piacere proprio per l'argomento, e gli argomenti collegati a questo sono talmente importanti che più se ne parla è meglio, sono cose fondamentali. Però noi sappiamo che come vanno le cose, e lo diceva anche Rino, in effetti, che la TV si occupa solo di sciocchezze e poi le cose importanti non vengono mai trattate. Quindi ci occupiamo di Amici, del Grande Fratello, dell'ultimo fidanzato di Belen, e per quanto riguarda le cose veramente importanti, niente. A proposito di massoneria, mentre registriamo questo intervento, è morto il figlio del maestro del Grande Oriente, Gustavo Rani, e i giornali tacciono una notizia del genere. Tra l'altro è morto che si sarebbe suicidato all'Arma Bianca, quindi cosa anche abbastanza improbabile dal punto di vista tecnico, e nessun approfondimento, nessuna notizia, niente, solo qualche giornale locale, qualche sito ha riportato la notizia e basta. E questo la dice lunga sul livello dell'informazione, insomma. Quindi più si parla di questi argomenti e meglio è, più la gente aprirà gli occhi. Ecco Bruno, tu hai trovato un editore sicuramente coraggioso comunque, no? Sì, un editore coraggioso, e magari affido alla valutazione di Paolo Franceschetti. Non vorrei che un editore che mi ha irretito, perché si chiama Gli Occhi di Argo, non vorrei che magari questi occhi richiamino Horus, insomma. No, beh, indubbiamente il nome c'ha un richiamo esoterico, ma va detto che le persone che hanno delle grosse conoscenze, le persone di cultura, sono quasi tutte esperte di esoterismo, quindi poi inevitabilmente inseriscono nel nome di quello che creano, delle imprese, delle società, qualche cosa di esoterico. Viene quasi naturale, come viene naturale a me da qualche anno inserire riferimenti esoterici o no, e quindi non ci vedo niente di strano nel fatto che ci sia un riferimento esoterico, perché poi il riferimento può essere bianco o nero a seconda di come uno. La rosa, per esempio, certo è un simbolo negativo, ma è anche un bellissimo fiore, profumato, eccetera, e peraltro la prima rosa, quella di Rosa Croce, era una rosa simbolo comunque di amore, di purezza, eccetera, e poi la trasformazione successiva che ne ha dato connotazioni negative, ma non significa che sia tutto negativo. Lui no, c'è una frase famosa, no? Famosa sempre però nell'ambiente di internet, che Rino Gaetano pronunciò durante un concerto, no? Nel 1979. C'è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio, io non li temo, non ci riusciranno. Sento che in futuro le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni, che grazie alla comunicazione di massa capiranno cosa voglio dire questa sera, capiranno e apriranno gli occhi anziché averli pieni di sale, e si chiederanno cosa succedeva sulla spiaggia di Capocotta, dove ricordiamo ci fu il famoso delitto Montesi, ma evidentemente lui con questa frase voleva dire molto di più. Sì, voleva dire molto di più, però considerando la delimitazione geografica, il luogo in cui lo disse, che era proprio un concerto in prossimità di Tor Vaianica, un concetto più generale, in quel caso comunque chiarissimamente riferita alla annosa vicenda e drammatica accaduta quando Rino aveva poco più di 2 anni. Nel 1953, come molti di noi sappiamo, venne trovata Wilma Montesi, e il fatto che poi lui ne parli nelle sue canzoni, perché non solo nel concerto, anche nelle sue canzoni vi sono riferimenti alla località di Capocotta e poi quello che realmente avvenne, peraltro, dicevo, aveva poco più di 2 anni, e quindi se ha preso delle notizie ha inteso divulgarle, è chiaro, non è che era un bambino prodigio che andava a fare le investigazioni di notte, è perché le ha sapute in questo conciliabolo massonico, e quindi lui poi, una volta che se ne è distaccato, per spirito di giustizia ha ritenuto di voler divulgare quello che veramente avvenne quella notte, o quel mattino meglio ancora, sulla spiaggia di Capocotta.
Secondo te quali altri, diciamo, segreti era di quali altri segreti secondo te era venuto a conoscenza? Ma secondo me di tutti i segreti più rilevanti della vita politica istituzionale, della cronaca in generale italiana, lui è stato affiliato giovanissimo, ma non è una novità, perché io ho consultato libri di studiosi della massoneria, devo dire che le logge massoniche in generale amano arruolare, tra virgolette, affratellare dei giovani, sempre che dimostrino capacità intellettuali non indifferenti, perché certo i componenti delle logge massoniche non sono persone da sottovalutare, tutt'altro, anzi assolutamente è il contrario, sono persone di alto livello e di alto spessore, anche se spesso, e chiedo scusa per il gioco brutto di parole da spessore a spesso, anche se spesso, diciamo, le loro alte culture, le loro conoscenze in verità non vengono utilizzate poi alle grandi idee che dicono di perseguire. Quindi Rino Gaetano fu affratellato giovanissimo, perché capirono che si trattava di un genio, perché Rino Gaetano tale è. E quindi vari messaggi, io per esempio nelle interviste non mi sbilancio troppo, però non mi piace dire quale singole canzoni, perché poi quello è l'aspetto più interessante del libro, perché ribadisco, già ci sono stati coraggiosi pionieri delle teorie quali Paolo Franceschetti e Gabriella Carlizzi, però l'aspetto inedito del libro è proprio quello di dimostrare, penso di essersi riuscito, che in tante canzoni, al di là di un apparente nonsense, ci sono messaggi chiarissimi sugli scandali d'Italia. Quindi parlo di Michele Sindona, della scalata del Banco Ambrosiano e della Franklin Bank negli Stati Uniti, parlo pure del caso di Enrico Mattei, fa dei riferimenti grandiosi, molto criptici ma grandiosi, addirittura pure pronostica come andrà a finire il procedimento per la bomba a Milano a Piazza Fontana, parla in sostanza dello scandalo Lockheed, dice in realtà chi sono i colpevoli e l'individuo in tre esponenti della DC, in luogo, come sappiamo, di due rinviati a giudizio e poi di un unico condannato, che se qualcuno ricorda, parlo di Luigi Cui e di Mario Tanassi, due rinviati a giudizio con voto segreto del Parlamento davanti alla Corte Costituzionale, poi solo Mario Tanassi del PSD, Partito Social Democratico, venne condannato. Lui invece dice che era un capro espiatore e che i colpevoli erano ben altri, e ti fa pure i nomi in fondo. Paolo, dunque questi un po' i punti principali di cui era venuto a conoscenza. Secondo te aveva anche, come dire, abbracciato altri segreti, magari riferiti ad esempio a tante cose che tu hai raccontato, no? Di quello che accade nelle famiglie più importanti, diciamo, d'Italia? Sì, come ha detto il collega, ha abbracciato un po' tutti i segreti della massoneria, sì. Credo che li avesse abbracciati a 360 gradi. Ha descritto, ma questo il collega prima, sia il funzionamento interno della massoneria, sia il funzionamento esterno, cioè il funzionamento in ordine a alcuni fatti della vita politica italiana, o di alcuni delitti, quindi cronaca giudiziaria. Sì, ha fatto un lavoro di divulgazione quasi di 360 gradi. E l'opera del collega Mautone a me piace molto, perché come idea, anche se non ho letto il libro, perché l'idea di analizzare tutte le canzoni è effettivamente una cosa che doveva essere fatta. Io ho buttato lì due o tre spunti, ma era un lavoro che speravo che un giorno qualcuno facesse, insomma. Lui, Rino Gaetano, no, come tutti sapete, muore il 2 giugno 1981, teoria ufficiale, in un incidente stradale sulla Nomentana, dopo che il cantautore si era già salvato miracolosamente da un altro incidente, aveva distrutto la sua Volvo grigio metallizzato proprio qualche giorno prima, fu ricomprata un'auto nuova del tutto identica che sarebbe finita contromano addosso a un camion. Rino non morì subito, fu tempestivamente soccorso, fu trasportato in 5 ospedali diversi che ne rifiutarono il ricovero. Ovviamente
dopo essere morto, nell'attesa che queste gravi ferite venissero curate. La cosa incredibile è che proprio in una canzone di 11 anni prima si raccontava, nella ballata di Renzo, no, la morte di un uomo dopo che era stato rifiutato proprio da 5 ospedali e poi incredibilmente anche dal cimitero. Quindi qui siamo Bruno e Paolo. Paolo ovviamente ne abbiamo parlato tante volte. Bruno, qui è la classica legge del contrappasso, no? Ma guarda, diamo a Cesare quel che è di Cesare, e Paolo Franceschetti, il primo che ha delineato questa inquietante similitudine di situazioni, anche se però, Fabio, dobbiamo correggere un tantino la contenuto di quello che tu hai testé affermato, perché lui in realtà parla di 3 ospedali, non di 5. Okay. Però questi 3 ospedali sono proprio i primi ospedali, tra virgolette, che non ebbero la capacità o magari la volontà di curarlo in maniera professionale idonea dopo l'incidente. In realtà, Fabio, non è assolutamente vero, né c'è alcuna prova che fu tempestivo il soccorso. Noi non dimentichiamo che parliamo del giugno del 1981, quando i telefonini erano oggetti da fantascienza. Infatti io scrivo nel libro, solo in Star Trek si vedevano i telefonini. I telefonini non esistevano, quindi sarebbe interessante capire chi chiamò e chi per i soccorsi, a che ora, con quali modalità, e chiaramente non si può dire con esattezza che vi è stata una tempestività dei soccorsi, perché non si ha un'idea precisa, ora precisa, né le modalità che portarono poi a chiamare eventualmente le forze dell'ordine, l'ambulanza e coloro i quali prestarono soccorso a Rino Gaetano. Tra le altre cose, Fabio, in realtà lui non è che materialmente fu degente in 5 ospedali diversi. Lui rimase purtroppo e sconsolatamente al Policlinico Umberto I, al Policlinico, e là rimase, là morì all'alba, poiché con motivazioni che non si sono mai veramente chiarite, non sono mai veramente emerse, al Policlinico non vi era il reparto di traumatologia cranica funzionante, e gli ospedali disperatamente contattati dal medico, che Novelli si chiamava, questo medico si chiama, perché per la verità era giovane all'epoca, quindi si chiama Novelli, e questo medico trafelato non ebbe la possibilità, perché gli altri ospedali facevano quasi a gara a non portare soccorso a questo ferito grave, e quindi lui morì agonizzante senza possibilità di una idonea cura per il grave trauma cranico riportato al Policlinico. Paolo, spesso noi abbiamo parlato degli strani incidenti stradali, qui sembra che siamo un po' nello stesso filone, visto 2 incidenti stradali, no? A stretto giro di posto in questo momento. Fabio, scusami, dimmi tutto, dimmi tutto. In realtà, da una mia ricerca, sì, il diciamo l'incidente grave, ugualmente grave, ma per fortuna la Volvo in quell'occasione salvò, non fu pochi giorni prima, ma fu nel 1979, ma non cambia nulla, perché questo incidente del 79 fu un incidente con delle modalità stranissime, perché una Jeep di grosse dimensioni speronò la Volvo in cui si trovava Rino Gaetano e Bruno Franceschelli, l'amico fraterno. La macchina ne uscì grandemente danneggiata, praticamente distrutta, però il guidatore o comunque il conducente o chi stava anche con lui si allontanarono velocemente dal luogo dell'incidente senza fornire soccorso, senza fornire chiaramente informazioni sul proprio veicolo e sulle proprie identità, facendo perdere le tracce. Fondamentalmente vi sono più versioni. La versione più credibile è quella appunto che risalga un paio di anni prima, ma non cambia nulla, perché comunque è un episodio inquietante, e tra l'altro è nell'anno in cui Rino Gaetano riferisce quelle parole che tu prima hai detto, con inerenza a Capocotta. Magari il fatto che lo volevano mettere a tacere poteva nascere proprio da questo incidente misterioso, al quale lui era sopravvissuto miracolosamente. Paolo, incidenti ovviamente molto sospetti. Beh, sì, che dire, più che cioè io non ci vedo un sospetto, io ci vedo una certezza. Insomma, quando uno muore con le modalità di una canzone che ha scritto qualche anno prima, insomma,
mi pare che ci sia una certezza, a meno che non si voglia dire, come mi disse personalmente la sorella, che era una premonizione, perché aveva avuto come se fosse una rivelazione divina sulla sua morte, ma che ci potrebbe anche essere, per carità, se uno crede al soprannaturale può credere a questo, insomma. Però ci vedo più ovviamente quasi una prova provata, insomma, dell'omicidio. Poi appunto due omicidi, due incidenti con modalità simili con la stessa auto, quindi insomma anche questo, no, è... Ecco Bruno, scusa Fabio, dimmi una cosa tutto. Importante per quanto riguarda l'incidente, io poi non so se ci fossero testimoni o no. Giustamente diceva il collega, ce ne sono, Paolo, non ce ne sono. Ecco, non ce ne sono. Invece in una conferenza a cui ho partecipato è venuto un tipo che diceva di essere un suo amico, Tony Malco si chiamava, e dice che lui era presente all'incidente, era dietro, e quindi infatti ha detto a questa conferenza: posso confermare che era ubriaco e che fu proprio un incidente. Allora poi dopodiché ovviamente subito dopo il suo intervento se n'è andato, quindi non ho potuto parlarci, perché era chiaramente un intervento pilotato di una persona in palese malafede che mentiva spudoratamente. Peraltro non so come si faccia a definirsi amico di qualcuno andandolo poi a infangare dopo la morte, perché cioè, è ovvio, no? Se io ho un amico e qualcuno sta dicendo che questo è morto assassinato, magari posso non credere alla versione, posso anche cercare di smentirla, però non vado a dire che comunque era un ubriacone, che quella sera era ubriaco, se anche fosse vero, e comunque non lo era, magari me ne sto zitto, insomma, se sono tanto amico di questa persona. E... scusami Paolo, ma del resto risulta da un articolo che intervennero, pare, degli agenti della polizia stradale. Se era vero quello che diceva sto tizio, risultava la presenza, quindi penso che era veramente uno che diceva sciocchezze, si era inventato. Come... quindi mi confermi la mia sensazione. Questa è una conferenza che si trova ancora su YouTube, è una conferenza che, a cui mi hanno invitato i ragazzi di Casa Pound in occasione dell'anniversario della morte di Rino, era quindi giugno di qualche anno fa, adesso non ricordo esattamente quanto, e 2010. C'era questo 2010, ecco, e c'era questo tizio che parlava, che cioè veramente una di quelle occasioni in cui uno fa fatica a rimanere calmo e non saltargli addosso, insomma, una persona. Tra l'altro, no, cosa vuol dire poi essere presente? Cioè, essere, non è che è un concerto, anch'io posso essere presente, no? Cioè, no, essere... erano partiti dopo cena dal ristorante, erano andati, o da una discoteca, adesso non ricordo, erano andati insieme con la macchina, lui guidava davanti e lui stava nella macchina dietro, e quindi ha potuto vedere bene l'incidente. E quindi sapeva che insomma era ubriaco, una cosa... e quindi ha potuto confermare che era ubriaco e che era proprio un incidente. Infatti poi io gli avrei voluto dire, ma purtroppo se n'è andato, ma dico scusa, ma se eravate amici allora potevate non farlo guidare ubriaco casomai, no? Perché non l'avete fermato e l'avete fatto andare avanti? Poi peraltro era solo in macchina, quindi c'era spazio per tutti quanti. Che poi dovrebbe essere un musicista anche questo Tony Malco. Sì, un musicista. Beh Paolo, io posso dirti questo, che nel corso della redazione del libro c'è stato un musicista che pure si dice amico di Rino Gaetano, per Luigi Germini, che invece dice che Rino Gaetano quella notte era solo. Ecco, credo più a questa versione qua, sì. Io ho sempre pensato che fosse solo e ho sempre sentito che era solo. È scappato fuori questo qui improvvisamente a questa conferenza. Era chiaramente per depistare, insomma, tanto più che poi infatti se n'è andato immediatamente dopo l'intervento, ha voluto parlare per primo e quindi tra l'altro scardinando un po' l'impianto della conferenza, perché non era previsto il suo intervento. L'hanno fatto parlare, dopo che ha parlato se n'è andato subito, ovviamente per evitare il linciaggio o domande scomode da parte mia, che l'avrei chiaramente messo in difficoltà, insomma. Beh, poi sai Bruno, da avvocati ovviamente poi le domande si possono porre e far capire se mente o no, ovviamente si possono fare, quindi se n'è andato molto astutamente, tra virgolette. Ecco, a proposito Bruno, no, di amici eccetera,
che ne so, la sua compagna storica o altri familiari, no? Sì. Secondo te, ecco, hanno capito cosa c'era dietro questa morte oppure l'hanno rifiutata questa verità? Ma, Fabio, io posso capire, non lo so esattamente, io da quello che so praticamente loro hanno sempre negato questo aspetto, chiamiamolo riservato, quasi segreto di Rino Gaetano, ma del resto, proprio perché era riservato se segreto, tale rimane. Del resto Rino Gaetano nelle sue canzoni premonizza una sua eventuale scomparsa traumatica e prematura, quindi era consapevole di frequentare degli ambienti pericolosi. Da persona idealista e generosa qual era, non vedo il motivo per poter coinvolgere da parte sua persone care che magari potevano essere parimenti anche loro coinvolte nei rischi e nei pericoli che si incorreva facendo parte di quegli ambienti, tanto più che lui aveva deciso, disincantato, oramai disilluso dopo un primo iniziale entusiasmo, dicevo, di svelare insomma dei retroscena, e quindi i rischi, generosamente, con la sua idealità, con la sua grandiosità, con la sua genialità, li voleva preservare alle persone care. In un'altra sua canzone, no? Cogli la mia rosa d'amore, anzi no, scusa, il compleanno della zia Cosina che dicevamo prima, no? Vedo già la mia salma portata a spalle, sì, da gente spalle, da persone che bestemmiano e ce l'hanno con me. Quindi riferimento... ma poi è simpatico questo, per la verità, la penso che l'hanno, se non ricordo male, l'hanno dato pure Paolo Franceschetti, fa una citazione storica, no? Cleme, parla di Cleme. Cleme è, visto che lui utilizzava libri di storia, libri di cultura, enciclopedie, è una grandiosità veramente, si può definire, mirabile, perché Cleme non è una singola figura di un papa, perché di quello si tratta, ma è il nome addirittura di tre papi che in momenti storici diversi emanano provvedimenti per la prima volta nel loro genere nei confronti di consorterie massoniche o paramassoniche. Quindi parla di Clemente XII, parla di Clemente V, parla di Clemente XIV, cioè dei papi che per la prima volta hanno emanato provvedimenti di tipo religioso nei confronti di movimenti massonici o antesignani della massoneria. Beh, interessante anche questo riferimento. Eh sì, perché tu considera, Fabio, questo lo scrivo nel mio libro, che uno di questi papi emana il primo editto contro la massoneria, un altro scioglie la Compagnia di Gesù, che guarda caso si chiamava Alumbrados, prima ancora degli Illuminati di Baviera, gli Alumbrados, la Compagnia dei Gesuiti, che tra l'altro come simbolo avevano anche l'occhio di Horus, tale e quale, insomma, l'occhio che guarda nel triangolo. E l'altro papa invece sciolse, anche se su influenza, si dice, del re di Francia, i templari. I massoni si chiamano liberi muratori perché rivendicano delle ascendenze ideali e anche ideologiche dai templari, che comunque costruivano le mirabili costruzioni gotiche. E quindi, in sostanza, questa figura di Cleme in senso generale veramente ti fa capire la grande cultura e comunque il grande studio che faceva Rino Gaetano. Lui se ne frega che si vede portato a spalla da persone che bestemmiano e che ce l'hanno con lui, perché ti evoca queste figure di papa che, ribadisco, per la prima volta emisero dei provvedimenti a 60 e per la prima volta nei confronti della massoneria. È chiaro, poi dopo, per esempio, Clemente XII, anche altri pontefici hanno rinnovato le scomuniche, comunque accuse di eresie nei confronti della massoneria, però Clemente XII fu il primo in assoluto, così come i primi in assoluto furono quei provvedimenti, addirittura poi lo scioglimento della Compagnia di Gesù, degli Alumbrados, venne revocato circa una cinquantina di anni dopo da un pontefice diverso, per dire insomma che lui comunque evoca queste figure di pontefici che hanno un significato e una rilevanza altissima parlando di storia della Chiesa e anche della massoneria. Allora, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Bruno, questi riferimenti, no, che Rino Gaetano fa nelle sue canzoni, comunque sia, no, è vero che celava delle verità, però
certamente non al grande pubblico, insomma. No, ma infatti io, per carità, ritengo o penso di ritenere di aver, tra le virgolette, tra le righe, tra i collegamenti a tassello e a mosaico tra una canzone e un'altra, dei significati che non è facile cogliere di primo acchito. Però vi assicuro, perché il libro l'hanno letto degli amici, pure qualche giornalista, e da là poi è nato un tam tam mostruoso che nel giro di 5-6 giorni ha portato addirittura oltre 50 giornate giornalistiche nazionali e locali, quindi comunque oltre 50 giornate testate giornalistiche a parlarne. Dicevo, questi amici nel momento in cui hanno letto il libro hanno detto: ma com'è possibile che non ci eravamo accorti di questo? Cioè, quindi fondamentalmente poi leggendo ci si rende conto che è meno misterioso e meno criptato di quello che può sembrare il contenuto di varie canzoni di Rino Gaetano. E appunto, no, la domanda che io allora mi faccio è questa, cioè la sua colpa quindi è stata comunque di aver anche in questo modo così criptico di aver divulgato queste verità, e questo che non gli è stato fatto passare. Eh sì, perché lui comunque, siccome era un generoso ed era un idealista, è chiaro che non riusciva a trattenere nell'ambito dei propri pensieri segreti queste porcherie che erano state combinate nel corso di qualche decennio nell'Italia del post bellica, della seconda guerra mondiale. Però non si limita solo a questo, è ben inteso, queste sono le cose più eclatanti, perché in realtà lui parla pure di storia, parla del Risorgimento, parla addirittura di Hitler, parla insomma di tantissime cose interessanti, parla di vessilli, parla di storia della bandiera, ma parla veramente di una miriade di cose interessantissime. C'è pure qualcosa di numerologia, qualcosa di addirittura pure dei fumetti, qualcosa di pubblicità antiche, c'è di tutto nelle sue canzoni. Paolo, a te, se vuoi fare un'ultima riflessione o una domanda. No, direi di no. Direi di concludere allora con un in bocca al lupo al collega, ovviamente. Io ti aspetto, Paolo, aspetto pure, sì. Fabio. Grazie. Siete voi, insomma. Guarda, dai. Certo di venire sicuramente. Poi pubblicizzeremo il libro nel blog. E, insomma, speriamo che sia letto e che questi contano sempre di più. Certo, Bruno, noi ti facciamo, intanto ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie a te, grazie a Paolo, grazie. E quando è prevista l'uscita del libro? Allora, noi giusto per scaramanzia, almeno questo mi ha detto l'editrice Milena, una ragazza molto illuminata in senso buono, il 2 giugno la mandiamo in stamperia, però loro, Paolo è più esperto di me perché è un autore affermato ed esperto, si pigliano una giornata lavorativa che poi sono 14 giorni, mi diceva Milena. Quindi noi il 2 giugno, giusto per un omaggio ideale a Rino Gaetano, andiamo in stampa. Poi però vogliamo organizzare le cose ben bene per la presentazione. Penso che per la terza decade di giugno faremo la presentazione, la prima. Ne faremo magari più di qualcuna qua e là sparsi nelle nostre zone, ad Agropoli in provincia di Salerno e non in Sicilia come diceva qualche amico, quindi Paolo poi non è così lontano, e così pure Fabio. Ok, Bruno, allora ricordiamo il libro Rino Gaetano, Assassinio di un cantautore. Tra l'altro tu, sì. Bruno, sei stato anche sindaco di Agropoli. Sì, sono stato sindaco di Agropoli nella seconda metà degli anni 90, una bella esperienza che mi ha arricchito parecchio, in senso morale però, solo morale. Non è male questa per concludere. Grazie Bruno, buonanotte. Grazie Fabio, grazie. Ciao. Paolo, buonanotte. In questi mesi sei andato avanti in queste ricerche, soprattutto, sì, nell'ambito di anche ricostruire in che modo, no, Rino Gaetano sia venuto a conoscenza di particolari relative anche a pagine oscure del nostro paese, che poi ha introdotto, secondo la tua ricostruzione, in diversi suoi brani. Ecco, che cosa hai scoperto? Sì.
Ma cominciamo col dire, Fabio, come tu giustamente sottolineavi, che oramai la concezione legata ai testi di Rino Gaetano, secondo i quali possono definirsi null'altro che un mero nonsense, è definitivamente tramontata, poiché basta rapportare tanti contenuti, tante rime, tante strofe delle sue canzoni e, con giornali, con libri, con cronache contemporanee al geniale Crotone, e ci si rende conto dei tantissimi riferimenti a fatti inquietanti anche di politica, di storia, di giornalismo e di cronaca. Ho scoperto, e già questo lo scrivevo nel secondo libro, che Rino Gaetano non poteva avere una palla di vetro, naturalmente, né era un indovino o un veggente, e quindi avevo ipotizzato nel primo saggio che Rino Gaetano doveva necessariamente avere delle fonti informative di cognizione su tanti fatti che racconta, e infatti nel secondo libro, già uscito, come tu accennavi, parlavi di saggi al plurale, ho scoperto che l'amico più caro di Rino Gaetano era un agente, fondamentalmente, che lavorava presso l'ambasciata americana di Roma, presso uffici diplomatici di Roma, Enrico Carnevali. E questo amico si chiamava, e ne parlo al passato perché pure lui, come Rino Gaetano, muore, ahimè, prematuramente a seguito di un incidente stradale. Tutto quello che racconta Rino in tutte le canzoni dei vari album è collegato allo strapotere degli Stati Uniti, la potenza del mondo occidentale, che dominava e fondamentalmente domina il mondo da un punto di vista economico, da un punto di vista anche, se vogliamo, culturale, con le influenze, da un punto di vista militare. E Rino Gaetano racconta fatti proprio collegati al ruolo politico dell'Italia rapportata agli Stati Uniti, una sorta di piccola o grande colonia degli Stati Uniti. E guardate un po', ho scoperto, e questo lo pubblicavo nel primo libro, che Rino Gaetano era amico di un personaggio, Enrico Carnevali, che lavorava presso uffici diplomatici. Altra cosa sottolineata nel libro è che questo amico di Rino Gaetano viene seppellito vicino all'artista e poi viene disseppellito senza motivo, dopo pochissime settimane, da Cesare Carnevali. E anche Cesare Carnevali è un nome storico dello spionaggio italiano, non del SISMI o del SISDE o del SID, che erano i servizi segreti ufficiali, ma addirittura di un organismo ipersegreto ribattezzato dalla magistratura in maniera molto ironica noto servizio segreto, ma tutto era fuori che noto. E addirittura vedete quindi che attorno a Rino Gaetano, ho scoperto col secondo libro, che erano personaggi che gravitavano nell'ambito della diplomazia e dei servizi segreti. Con il terzo che si profila, o l'integrazione del secondo, e qua ci sono le novità, Fabio, magari ne parliamo dopo, se ritieni, oppure io sì, no, anche... poi si può continuare, perché penso si riferisca a Mino Pecorelli. Allora, in effetti, già nel primo come nel secondo saggio, io ho sottolineato che fatti che racconta Rino Gaetano venivano raccontati anche da Mino Pecorelli, come sappiamo, un coraggiosissimo giornalista, purtroppo ucciso il 20 marzo del 1979 da killer rimasti ignoti. E Rino Pecorelli era così informato e così scomodo per il potere che venne ucciso da, ribadisco, killer rimasti ignoti a pistolettate. Ebbene, nessuno mai aveva inquadrato potenziali o eventuali contatti tra queste due persone, Rino Gaetano e Mino Pecorelli. Innanzitutto, ribadisco, trattano delle tematiche che li assimila. Per esempio, nella Berta Filava, Rino Gaetano parla di Mario, di Gino e di Berta, ed è una palese raffigurazione dello scandalo Lockheed. E contemporaneamente, su OP, su Ordine Pubblico, Mino Pecorelli parla di Mario, di Berto e di Gino, e parla esplicitamente dello scandalo Lockheed. Rino Gaetano parla di antilopi e giaguari, e Rino Gaetano
chiedo scusa, Mino Pecorelli su OP, Ordine Pubblico si chiamava la sua rivista, parla di antilopi, brigate delle antilopi, parla insomma di argomentazioni che l'artista crotonese molto molto coraggiosamente mette tra le righe. Ebbene, ho scoperto, non ne farò il nome, però ho scoperto, e questo sarà diciamo integrazione del libro, addirittura di un ulteriore libro, che il manager di Rino Gaetano, un grande manager dell'ambiente discografico italiano, era, oltre che organizzatore di spettacoli musicali con Rino Gaetano e anche di comparizioni televisive di Rino Gaetano, era molto amico di Mino Pecorelli, parlo del manager di Rino Gaetano, e addirittura questo manager finanziava Mino Pecorelli. E quindi vedete che vi è un contatto assolutamente, non dico personale, di conoscenza, perché questo non si può dire, ma sicuramente vi era un contatto strettissimo tra Rino Gaetano e Mino Pecorelli, due testimoni scomodi, anche diversi, perché Rino Gaetano adamantino, coraggioso, chiaro, Mino Pecorelli più chiacchierato ma ugualmente coraggioso. E ribadisco, Mino Pecorelli e Rino Gaetano esprimono ed espongono delle tematiche molto molto particolari e molto pericolose per il potere, ma questo manager di Rino Gaetano non solo era amico di Mino Pecorelli, addirittura lo finanziava, sempre in un'orbita, chiamiamola, di poteri, di servizi segreti e di logge massoniche. Questo manager e grande organizzatore di spettacoli musicali era amicissimo anche di Flavio Carboni. Flavio Carboni, tuttora alle ribalte della cronaca, era un altissimo esponente di logge massoniche, molto amico di Licio Gelli, e addirittura venne condannato per lo scandalo della Banca Ambrosiana e per maneggi bancari irregolari risalenti all'epoca a 7 anni di prigione. Flavio Carboni, dicevo, esponente altissimo della P2 e stretto collaboratore e amico di Licio Gelli. Quello che è interessante sapere, e già l'avevo scritto nel libro uscito, Chi ha ucciso Rino Gaetano, è che Rino Gaetano aveva tra le persone più care, più vicine a lui, Elisabetta Ponti, una giornalista musicale che, oltre a essere però giornalista, ha una prerogativa molto singolare, considerando le tematiche e degli argomenti che stiamo affrontando. Elisabetta Ponti, la più cara amica di Rino Gaetano, possiamo definirla, era la figlia del medico personale di Licio Gelli, e questo ancora per sottolineare come attorno all'artista gravitavano delle persone tra virgolette particolari, in sostanza, perché è pure singolare sapere che appunto una ragazza vicinissima a Rino Gaetano nelle frequentazioni d'assidua di Rino Gaetano è niente proprio di meno la figlia del personaggio in osmosi e più contatto e in più confidenza col gran maestro, potentissimo, e potentissima anche la P2. Ecco, Rino Gaetano, no, che il manager amico di Rino Gaetano, sì, per ritornare a Mino Pecorelli, finanziava anche la sua rivista. Esatto, ma questo che sto dicendo, tra l'altro, Fabio, non è il frutto di una interpretazione o magari di una mera valutazione anche di un ricercatore, quale sono, ma in realtà è un dossier in mano alla magistratura, alla Procura di Roma, e sono documenti che stranamente mai nessuno ha ritenuto di consultare o di portare alla luce, eppure su Rino Gaetano sono stati scritti oramai una trentina di libri, migliaia di articoli di giornale e centinaia di programmi televisivi, ed è molto singolare, molto particolare. Io già nel secondo libro evidenziavo che è sconvolgente, tra le altre cose, che nessun giornale, nessun autore, nessun ricercatore aveva evidenziato che sulla morte di Rino Gaetano addirittura era stata avanzata una interrogazione parlamentare per iscritto e urgente al governo dell'epoca, al governo Forlani. Questo l'ho scoperto io e l'ho portato alla luce. Pure questo decisamente è sconcertante come circostanza, se vogliamo. E poi so che c'è un brano in cui sarebbe rivelata la sede segreta della P2.
Bravo, bravo. E tra l'altro, Fabio, a me piace sottolineare che dopo che ho scritto i due saggi su Rino Gaetano, tanti, tanti lettori mi scrivono e mi offrono pure delle chiavi di lettura, quasi che pure loro, fanno delle ricerche, delle valutazioni, delle, raffigurazioni sui testi gaetaniani. E questo mi piace, è una bella cosa, è coinvolgente ed è anche gratificante. In una canzone, proprio La zappa, il rastrello, il tridente, Rino Gaetano, parla, e sembra un riferimento senza senso, ad una Mansarda in via Condotti. È una canzone del 76. Ebbene, nel 2008 Licio Gelli, in alcune interviste rilasciate a Repubblica e a delle televisioni locali di Roma, confessa per la prima volta che la sede segreta della P2, la tentacolare loggia massonica, era proprio in una mansarda all'ultimo piano in via Condotti. Un altro caso? Beh, ma sono tutti i casi allora. Vediamo il manager che frequenta personaggi altissimi della P2 come Flavio Carboni, l'amica più cara di Rino Gaetano, che è la figlia che ha più stretto contatto, e dicevo prima in osmosi, col gran maestro della P2 Licio Gelli. Ma vi è di più, vi è di più, Fabio. Altra cosa che ho scoperto, sempre con riferimento alla canzone che tu in maniera molto diligente hai trasmesso, nella Berta Filava, oltre a Mario, Gino e Bert, che poi sono gli stessi nomi che fa Mino Pecorelli per lo scandalo Lockheed, vi è un'altra locuzione molto misteriosa che nessuno mai ha decifrato. E anche questa locuzione, in maniera documentale, ci porta ad ambienti massonici potentissimi alla loggia P2. E spiego. Nella Berta Filava, Rino Gaetano parla del santo vestito d'amianto. Ebbene, il santo vestito d'amianto non è una locuzione a caso, o una locuzione è una frase senza senso, perché nel 72 uscì un libro. Questo Ecefis si intitolava questo libro, che era talmente pericoloso nel contenuto che venne pubblicato e scritto da un autore sconosciuto, o forse da autori sconosciuti. Giorgio Steinmetz è l'autore del libro, ma è uno pseudonimo. Taluni sostengono che era pure un'equipe di personaggi legati ai servizi segreti. Ebbene, in questo libro, questo Ecefis, Cefis, che era uno degli uomini in assoluto più potenti dell'Italia, assieme ad Andreotti e assieme a Licio Gelli, era forse l'uomo più potente d'Italia, Eugenio Cefis, presidente prima dell'ENI e poi della Montedison. Parliamo di un uomo che gestiva un patrimonio di centinaia e centinaia di miliardi, di 150.000 dipendenti, il mondo energetico, petrolifero, della chimica, della plastica. Insomma, Eugenio Cefis, in questo libro, appunto questo Ecefis, viene definito santo vestito d'amianto. Siccome però era un libro pericoloso per il potere e per Cefis, la Montedison che fa? Compra a tappeto tutte le copie di questo libro, è praticamente scomparso. Tra le pochissime copie sopravvissute, una solo in fotocopia la utilizzò Pasolini per scrivere Petrolio, e purtroppo Pasolini, come sappiamo, venne ucciso tragicamente, e presumibilmente uno dei pochissimi libri pure venne letto, o comunque Rino Gaetano lo conosceva, perché in questo libro si parla di santo vestito d'amianto. Cefis, per la cronaca, venne da ambienti dei servizi segreti non deviati, addirittura definito il vero capo della loggia P2, e quindi questo dimostra ancora una volta come Rino Gaetano conosceva fatti incredibili della storia, della politica, della cronaca che contava d'Italia. Ribadisco, Rino Gaetano ha tra gli amici Enrico Carnevali, che lavora presso uffici diplomatici della potenza americana in Italia, e tutti questi personaggi, questi avvenimenti ruotavano attorno a finanziamenti americani, alla CIA e al ruolo di fedele alleato che l'Italia doveva tenere nei confronti degli Stati Uniti. Beh, questa citazione del libro, no? Sì, Vestito santo d'amianto, vestito d'amianto, sì. questa è, insomma, direi che è pazzesca, no? E lo dico per la prima volta, quindi abbiamo il piacere di dirlo a una tua No, è trasmissione. pazzesca, a parte questo ti ringrazio, è pazzesco però Prego. che ci sia, cioè, rende il tutto ancora più palese, no?
Ancora più palese, perché ribadisco, l'espressione santo vestito d'amianto era un'espressione, ribadisco, conosciuta da pochissimi e contenuta in un libro che da Cefis e dai dirigenti della Modendison e del potere politico vennero fatti scomparire con un metodo efficace e molto semplice: comprarono a tappeto tutte le copie del libro. Tra le altre cose, particolare inquietante pure curioso, all'epoca le copie dei libri venivano depositate anche presso la Biblioteca Nazionale di Roma e presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. Ebbene, nei registri di queste librerie, nei registri d'entrata, vi sono delle copie di questo Ecefis, ma poi in realtà non se ne trova neppure una, cioè fecero scomparire pure le copie nelle biblioteche nazionali. Una di queste copie rarissime venne tra l'altro utilizzata dal giudice Calia, che indagò sulla morte di Enrico Mattei. E Rino Gaetano, tra l'altro, parla della morte di Enrico Mattei in taluni suoi componimenti, per esempio nel brano Spendi, Spandi e Fendi. Comunque, dicevo, il giudice Calia, che praticamente tra le righe fa capire che Cefis era il gran manovratore, il gran burattinaio, che presumibilmente trasse vantaggio e addirittura era a conoscenza che la morte di Enrico Mattei, presidente dell'ENI, non era accidentale. Muore Enrico Mattei, viene nominato a presidente dell'ENI proprio Cefis, Eugenio Cefis. Tra le altre cose, Fabio, attenzione, per dimostrare ancora una volta che le mie non sono ricerche, come dire, basate su mere valutazioni. Lo stesso Rino Gaetano, in una intervista di tipo musicale, ma che poi non si rivela affatto essere di tipo musicale, a Nuovo Sound, parla della Montedison, parla di Bastoggi, che era una società collegata alla Montedison ed era amministrata da Cefis, da Cazzaniga, che Rino Gaetano nomina in Manga Falla Possi Non te regge più. E quindi Rino Gaetano, che in maniera esplicita in talune interviste musicali invece parla di musica, parla di Montedison e di Bastoggi. Ribadisco, Cefis era a capo della Montedison. Rino quindi inseriva in testi, no, che apparentemente non erano collegati poi a questi, sì, messaggi che, esatto, venivano, esatto, aggiunti, no? Come qui si parla, sì, di tutt'altro e poi ci mette questo riferimento. Esattamente, e quella la sua genialità, anche perché se incentrava il testo di una canzone in maniera precipua, continua e determinata sui fatti che voleva narrare, è chiaro che veniva individuato, veniva neutralizzato di per sé. Invece lui, in maniera geniale, trasfondeva questi significati incredibili in maniera molto molto particolare, se vogliamo molto intelligente, molto intelligente. Del resto, Fabio, quando provò a fare dei nomi pure per altre vicende, per esempio in Standard fa apertamente i nomi dei politici, no? Parla di Andreotten, Von Fan 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 Fanfani, Haldemur Moro, la canzone veniva censurata, e allora lui utilizza un'altra metodologia, quella di inserire delle strofe chiave nel corso delle canzoni e dei suoi testi. Secondo te la sua finalità era, guardate che io so, no? Cioè una specie di affronto, no? Perché ne abbiamo parlato anche l'altra volta, no? Certo, sapendo, certo, che comunque alla fine questi messaggi sarebbero stati colti, almeno in quell'epoca, esatto, da pochissimi. Sì. Qual anche era, se lui però dice poi in, sì, futuro, sì, le future generazioni capiranno, la finalità vera era quella di una denuncia, e a furia di insistere ed ripetere nel corso degli anni questi messaggi, è chiaro che la gente si poneva i problemi e cominciava a chiedersi: ma Rino Gaetano cosa vuole dire? Il potere però era andato in panico, i poteri occulti, i poteri veri, quelli che agivano nell'ombra, si rendono conto che Rino Gaetano dice troppe cose, e troppe cose pericolose. Quindi il suo ruolo era quello di una
sorta di guerriero coraggioso contro il potere. Rino Gaetano non amava il denaro, non lo faceva per denaro, era uno ricco, ebbe successo e regalava soldi agli amici, era un generoso. Addirittura Franco Pontecorvo e Mimì Messina, due suoi cari amici che ho avuto la fortuna di conoscere, mi hanno detto che era un personaggio generosissimo. Quando si andava nei ristoranti offriva sempre lui, quando c'erano gli incassi, mi diceva Franco Pontecorvo, gli facevi il resoconto, Rino Gaetano diceva no, non mi interessa, non mi frega niente. Quindi il suo non era una finalità, chiamiamola di vanagloria o di danaro, ma di coraggio, un artista coraggioso che si scagliava contro il potere. Vorrei tornare anche alla morte di Rino Gaetano, sì, della quale abbiamo parlato le volte scorse. Sì. Ora che sono passati degli anni da quando hai iniziato appunto a fare questa tua ricerca, che appunto viaggia su due binari, no? Da una parte se sostanzialmente è stato ucciso, dall'altra quello che sapeva e quello che poi ha lasciato nelle canzoni. Sì. Ricordiamo, morto in uno strano incidente stradale, soprattutto in attesa di trovare un ospedale che poi lo diciamo lo curasse, e come poi aveva raccontato in una canzone, no? Anche questo particolare, sì, sembra un anche contrappasso, sembra un contrappasso. Sì. Ecco, anche chi è intervenuto quella sera, insomma, che idea ti sei fatto tu? Ma io, al contrario di quello che pensano gli amici più cari, che comunque non c'erano e quindi non pensano gli amici più cari che Rino Gaetano sia stato vittima di un incidente congegnato, di una macchinazione, io invece sono convinto che Rino Gaetano sia stato ucciso. Tra le altre cose, non è neppure completamente vero che tutti gli amici di Rino Gaetano, quelli più stretti, parlo di 5-6 persone, per esempio Bruno Franceschelli, purtroppo recentemente scomparso, ha sempre sostenuto che Rino Gaetano sia stato ucciso e che quello non fu un incidente legato al caso. Anche per questo Bruno Franceschelli ebbe dei rapporti freddi poi con Anna Gaetano, con la sorella. E però, attenzione, la stessa sorella Anna ha raccontato in alcune interviste che subito dopo la morte di Rino Gaetano, del fratello, ricevette varie telefonate di persone chiaramente che non si qualificavano, che la mettevano in guardia e che sottolineavano che non era un incidente legato a caso e che il fratello era stato assassinato. Tra l'altro, e aggiungo, la sorella Anna ha fatto capire che vi furono delle indagini, non è chiarissima la cosa, ma che vi furono delle indagini sulla macchina fatte svolgere. Ora, il fatto che sono state fatte svolgere delle analisi sulla macchina dimostra che qualche dubbio c'è, e in ogni caso, Fabio, i giornali dissero delle falsità palesi. Non è vero che fu uno scontro frontale, né è vero, presumibilmente, che la macchina di Rino Gaetano andrò contro il camion. Sembra il contrario. Perché? Perché i danni localizzati sulla Volvo di Rino Gaetano incidono sullo spigolo anteriore destro e sulla fiancata laterale anteriore destra. La macchina di Rino, come qualsiasi veicolo, non poteva camminare di lato e quindi è presumibile che il camion andò a impattare contro la macchina di Rino Gaetano e non il contrario. Inoltre rimase squassato un albero di platano, quindi la Volvo o il camion, o anche tutti e due, a seguito di uno scontro frontale che non fu frontale, come ci hanno detto in realtà, quindi a seguito di uno scontro non frontale, possiamo dire, andarono anche ad impattare in maniera violenta contro l'albero di platano del luogo dell'incidente. E qua vi è un'altra cosa incredibile. Abbiamo detto che l'amico di Rino Gaetano muore in un incidente stradale, che lavora presso uffici diplomatici consolari americani. Abbiamo detto che Cesare Carnevali disseppellisce senza motivo Enrico e lo porta in un altro cimitero, sottraendolo ad una comunità di intenti con Rino, perché Enrico venne seppellito vicino a Rino, al Verano. Viene disseppellito, viene portato in un altro cimitero. Cesare Carnevale, espressione storica dello spionaggio deviato, possiamo definirlo, del noto servizio segreto. Ebbene, il noto servizio segreto aveva una specialità, con atti sequestrati dalla magistratura, di uccidere le persone con incidenti stradali. È inquietante, ma ancora più inquietante dire che gli incidenti stradali procurati dal noto servizio segreto avvenivano all'ombra del platano. E guardate un po',
Rino Gaetano muore sulla via Nomentana all'ombra del platano. Infatti nel secondo libro, su tutti i nomi che riporto tranquillamente, tra le vittime del noto servizio segreto con incidente stradale vi era l'onorevole Eugenio Dugoni, amico di Enrico Mattei, sindaco di Mantova, muore schiantandosi col proprio veicolo contro un albero di platano. Fatto curioso, i carabinieri non ci badano, dicono sarà stato una guida distratta, la strada fatta male, la strada sdrucciolevole. Un mese dopo, il segretario personale dell'onorevole Eugenio Dugoni muore con incidente stradale schiantandosi contro lo stesso albero di platano dove qualche settimana prima era morto l'onorevole Dugoni. E anche il segretario dell'onorevole è tra le carte del noto servizio segreto indicate come vittima del segreto del servizio, detto noto servizio segreto, appunto. Quindi, come vedete, addirittura vi è anche un aspetto simbolico, esoterico, della tipologia caratterizzante l'incidente di Rino Gaetano, la presenza del platano. Mino Pecorelli, parlavamo prima, Mino Pecorelli, che venne ucciso il 20 marzo del 79, scriveva su EP: in Italia le persone scomode vengono uccise da servizi segreti o con un camionista distratto o con incidenti stradali procurati tramite radiocomandi. Questo lo scriveva Mino Pecorelli, che era informatissimo, talmente informato e pericoloso che viene ucciso. E che succedeva però? Che quando con la tecnica del radiocomando si uccideva qualcuno, dovevano intervenire dei tecnici per asportare dalla macchina incidentata quel marchingegno che a un certo punto ti rendeva inguidabile il veicolo. E guarda un po', con l'incidente di Rino Gaetano non interviene l'ambulanza, non intervengono dei medici, ma interviene misteriosamente un veicolo di tecnici, non di sanitari, di vigili del fuoco. E quando, appunto, ribadisco, c'erano incidenti del noto servizio segreto, non arrivavano dei medici, arrivavano dei tecnici che dovevano immediatamente asportare dal veicolo incidentato il marchingegno del radiocomando, insomma. E nella tipologia piena dell'incidente di Rino Gaetano tutto questo si riscontra. Mi viene in mente poi i riferimenti a rose, rosite, sì, e via dicendo. Sì. Ecco, questi chiaramente sono riferimenti più difficili, immagino, da avere un riscontro, da verificare. Sì, davvero, però in fondo sì, si inquadrano, considerando sì, gli amici Fabio che lui aveva, quindi questo manager P2 filoamericani, no? Licio Gelli, considerando l'amico che lavora agli uffici diplomatici di Roma, in realtà in quegli anni, proprio quando Rino Gaetano incide quelle canzoni che tu dici fa riferimento alla rosa, in Italia, collegata alla CIA, al noto servizio segreto, manca a fare apposta, e ai servizi segreti italiani deviati, operava la Rosa dei Venti, che era un'associazione segreta filoamericana che faceva il bello e il cattivo tempo, incidenti con macchine, attentati ai treni, attentati esplosivi. E quindi, a ben riflettere, quando Rino Gaetano mette in guardia una rosa, che poi è zia Rosina, eccetera eccetera, si inquadra perfettamente in quella ottica di notizie e di fatti che lui trasfonde in tante canzoni nel corso, poi, se vogliamo, di pochi anni, perché lui dura discograficamente, perché viene soppresso, ahimè, dopo 6 anni di carriera discografica. E quindi anche la rosa, che in maniera molto interessante Paolo Franceschetti collegava ad ambienti esoterici, diciamo sì che vi è l'aspetto esoterico, ma vi è anche un aspetto proprio più concreto, militare, poliziesco, di servizi segreti filoamericani. Sempre in quell'ambito poi alla fine approdiamo. Beh, tu tieni presente, Fabio, che queste agenzie di investigazione segrete al soldo degli americani erano molto allettanti. E infatti, cioè, lui parla di carriera, infatti, di soldi. Parla di carriera, bravissimo, parla di carriera, di soldi. Avevano dei budget illimitati e facevano il bello e il cattivo tempo, perché l'Italia era troppo importante per restare nell'orbita filoamericana. All'epoca vi era ancora la guerra fredda, negli anni 70 l'Italia era una terra di frontiera, vi era appunto il confine appena al di là con la Jugoslavia, di orbita comunista, anche se poi Tito cercò di emanciparsi, una portaerei naturale nel Mediterraneo, i paesi caldi, la industria petrolifera, i giacimenti di petrolio
petrolio del Medio Oriente, quindi l'Italia era una nazione assolutamente fondamentale negli equilibri, e Rino Gaetano in tantissime occasioni irride gli americani. E tra l'altro questo discorso, Fabio, io ci tengo a sottolinearlo, che collega testi, ambientazioni e riferimenti di Rino Gaetano agli Stati Uniti, alla P2, alla massoneria, nasce addirittura il giorno della morte, il 3 giugno dell'81, sulla Stampa di Torino, che sappiamo uno dei giornali più diffusi e più importanti d'Italia, tra l'altro diretto da Gagnelli, che sono notoriamente massoni, Club di Roma, Bilderberg, eccetera eccetera, c'è un articolo stranissimo, molto interessante, questo pure lo sottolineo nel mio libro Chi ha ucciso Rino Gaetano. In questo articolo, in maniera esplicita addirittura, si paragonano i testi di Rino Gaetano a fatti della P2, e quindi vedete, cari ascoltatori, vedi caro Fabio, addirittura già il giorno della morte, il 3 giugno dell'81, su uno dei giornali più importanti, tra l'altro etero diretto da massoni di altissimo livello e trasversali, di logge trasversali, si paragonano i testi di Rino Gaetano a fatti della P2, il che è veramente incredibile, e poi combacia con tutta questa ottica interpretativa, ma anche documentale, perché prima parlavamo all'inizio della puntata, Fabio, di contatti e di persone che non sono ricostruzioni giornalistiche, ma sono addirittura dossier della magistratura. E questo mi pare molto interessante. Secondo te è casuale che è sparito, almeno anche se forse non so se è stato recuperato in un video, ma insomma prima era molto facile trovare, che secondo me è una, l'ho detto altre volte, è una scena emblematica, cioè quando Rino Gaetano va ospite da Maurizio Costanzo. Bravo. E canta Non te regge più, cioè lo sguardo. Bravo. Di Costanzo scocciato per essere buoni, no? Ma era talmente, sì, percepibile proprio a pelle, no? Che c'era qualcosa che non andava. No? Beh, io ho il piacere, insomma, di avere a che fare con un giornalista e autore di razza quale sei tu. Ma addirittura questo articolo misterioso della Stampa di Torino, Fabio, va sottolineato. È un articolo misterioso ed insolito. Insolito perché accosta Rino Gaetani ai testi della P2. Parla di Non te regge più, è un giornale degli Agnelli, e guarda un po', nel 78, nella puntata di Acquario, diretta da Maurizio Costanzo, vi è Susanna Agnelli, quindi vi sono gli Agnelli, Rino Gaetano canta Non ti regge più, e vi è Maurizio Costanzo che è un piduista, attenzione, lo sappiamo, Costanzo è un piduista, tra l'altro affiliato alla sede di Via Condotti, Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo vengono affiliati alla P2, proprio alla sede romana di Via Condotti, all'ultimo piano. E questo articolo della Stampa è firmato MC. Io ho chiesto alla Stampa di Torino, scusatemi, chi è che il giornalista che ha scritto questo articolo un po' insolito, dove è vero che si accostano i testi di Rino Gaetano alla P2, ma nello stesso tempo si ride pure Rino Gaetano in questo articolo, ma in fondo si conclude, scrive cose senza senso, come prima si dice nell'articolo che parla di fatto alla P2 e poi quasi sempre un messaggio in codice si dice che sono cose senza senso. Ebbene, quel giornalista misterioso che la Stampa non ha saputo, non ha voluto dire chi è l'autore, quell'articolo era firmato MC, potrebbe essere Maurizio Costanzo, cosa assolutamente plausibile, perché lui all'epoca, manca a farla apposta, fondò proprio nei primi anni 80 un giornale che, guardate un po', si chiamava L'Occhio, quindi no, simbolo massonico, ma al di là del termine occhio, la testata, il logo di questo giornale diretto da Maurizio Costanzo, era un triangolo con un occhio in mezzo, quindi proprio la icona emblematica, classica, sacra, tra virgolette, della massoneria. E quindi quel filmato non si trova con facilità, spesso viene oscurato, spesso uno che si avvia a vedere le immagini se lo trova fermo quel video. E senti Bruno, che cosa, come proseguirai? Perché ovviamente non credo che tu voglia fermarti qui. Ma io innanzitutto ho già presentato delle documentazioni alla Procura di Roma, alla luce delle ultime scoperte farò ulteriore esposto molto particolareggiato con tutti gli allegati, le documentazioni, con tutte i riscontri documentali,
spero che facciano delle indagini sulla morte di Rino Gaetano, sulla morte di Enrico Carnevali, verificare il ruolo pure di Cesare Carnevali, che è un noto esponente, come dicevo, storico dello spionaggio, chiamiamolo alternativo, ma ahimè molto pericoloso, del noto servizio segreto. E Enrico Carnevali è un'altra vittima coraggiosa, perché secondo me pure lui, vivendo in quegli ambienti, si rende conto che in pratica c'erano cose che non andavano, e si confidava con Rino Gaetano. Un'altra fonte sicuramente è stata il manager. Aggiungo, il manager è interessante dire che, oltre a essere addirittura finanziatore di Mino Pecorelli, amico di Flavio Carboni, addirittura ricevette personalmente da Andreotti soldi tramite assegni, e proprio questi assegni ricevuti dal manager musicale di Rino Gaetano portarono Andreotti ad essere condannato in secondo grado per la morte di Mino Pecorelli. Guardate un po' che intrecci. Poi, come sappiamo, la Cassazione assolse Andreotti, però in corte d'appello a Perugia Andreotti venne condannato per la morte di Mino Pecorelli. Mino Pecorelli viene finanziato da questo manager, e a sua volta il manager riceveva personalmente soldi da Andreotti. Rosita per accogliere un brano speciale, particolare, che amo molto, questo di Rino Gaetano, Rosita, con i suoi significati anche particolari. E allora io vado a dare il grande benvenuto, il grande ritorno di Bruno Mautone. Buonasera. Buonasera aspetta, Fabio. Aspetta un attimo che ti apriamo, perché è quasi chiuso. Buonasera. Grazie a Bruno Mautone di essere qua, perché c'è questa novità. Era atteso questo libro. Possiamo anche farvi vedere la copertina. Rino Gaetano, segreti e misteri della sua morte, l'ombra dei servizi segreti dietro la morte di Pasolini, Pecorelli e Gaetano. Quindi in questo libro, sempre uscito per la Uno Editori, tu in qualche modo accomuni i destini di questi tre grandi personaggi. Un carissimo amico di Rino Gaetano e il manager di Rino Gaetano, e parliamo di Ezio Radaelli, no? Il famoso fondatore anche del Cantagiro e di altre manifestazioni canore, addirittura finanziava Mino Pecorelli. Quindi ho scoperto che tra le frequentazioni di Rino Gaetano un suo carissimo amico, nonché manager di vari spettacoli e di esibizioni, aveva strettissimi rapporti con Mino Pecorelli e, ribadisco, addirittura finanziava la pubblicazione di Osservatore Politico. Ed ecco quindi quella ipotesi folle, che taluni definivano tale, ben inteso, nei confronti di mie osservazioni di precedenti libri, ha trovato una conferma ufficiale su un documento del Tribunale Penale di Roma, addirittura risalente a 25 anni fa. E nessun giornalista, nessun cultore, nessun studioso di Rino Gaetano ne ha mai parlato. Quindi questa è una delle novità che sono emerse, ecco, nel proseguimento del tuo lavoro, perché tu non ti sei mai fermato, possiamo dire. Esatto, Fabio. Esatto. Altra cosa interessantissima, e questa pure è una novità del terzo saggio dedicato a Rino Gaetano, è un legame che si ravvisa concreto tra l'artista calabrese e Pierpaolo Pasolini, e la morte addirittura di Pierpaolo Pasolini, perché in uno dei brani più significativi di Rino Gaetano, che è La Berta Filava, vi è una locuzione che sembrava sempre, all'epoca si è considerata tale, quantomeno, senza senso: santo vestito d'amianto. Già accennavamo qualcosa nelle tue belle trasmissioni, Fabio, e io devo sottolineare il tuo coraggio, la tua determinazione e la tua intelligenza di giornalista e di scrittore, perché dai spazio ad argomenti molto interessanti e che spesso molti mass media ignorano o tralasciano. E dicevo, il santo vestito d'amianto, che sembra una locuzione buttata a caso in un brano di Rino Gaetano, addirittura è una delle condanne a morte dell'artista. E mi spiego. In un misterioso libro del 72-73, scritto tra il 72 e il 73, Giorgio Steinmetz, che poi è uno pseudonimo, autore di un libro che si intitola
è dedicato più che altro ad Eugenio Cefis, potentissimo manager e dirigente prima dell'ENI e poi della Montedison. Viene definito santo e vestito d'amianto. E addirittura Giorgio Steinmetz, questo autore, ribadisco che cela autore o autori sconosciuti, perché Giorgio Steinmetz è un falso nome, è uno pseudonimo, viene accusato senza mezzi termini di aver avuto un ruolo nella morte di Enrico Mattei e viene definito santo e vestito d'amianto. E guardate un po', Rino Gaetano recupera questa definizione in codice che pochissimi sapevano. Perché pochissimi sapevano? Perché quel libro di Giorgio Steinmetz venne fatto letteralmente scomparire e le violentissime accuse rivolte all'entourage dell'ENI e della Montedison e del gruppo di potere che appoggiava Cefis all'epoca, parliamo dell'Italia degli anni 70, non pagarono dazio per queste accuse potentissime, perché ribadisco, il libro venne fatto letteralmente sparire, salvo poi essere recuperato nei primi anni 90 dal giudice Calia della Procura di Pavia, che indagava sulla morte di Enrico Mattei, ed essere un baluardo questo libro per le notizie che conteneva, per una definizione certo non agiografica né positiva di Eugenio Cefis da parte di questo procuratore della Repubblica che riapre le indagini su Enrico Mattei. E ribadisco, il santo vestito d'amianto, nome in codice attribuito a Cefis, Eugenio Cefis, un uomo potentissimo, assieme a Andreotti e Licio Gelli era l'uomo più potente dell'Italia dell'epoca. Rino Gaetano, appunto, utilizza questo codice segreto, questo nome in codice segreto. Pasolini fa la stessa cosa. Scrivendo Petrolio, si ispira a questo libro di Giorgio Steinmetz. Tanto è vero che i passaggi letterali, proprio letterali, del libro vengono presi da Pasolini e inseriti in Petrolio. Quindi sia Rino Gaetano sia Pierpaolo Pasolini erano tra i pochissimi che erano venuti a conoscenza dell'esistenza e dei contenuti di questo libro, ribadisco e ripeto ancora una volta, fatto scomparire materialmente per le accuse violentissime che conteneva contro il presidente dell'ENI e poi della Montedison e contro l'establishment dell'epoca. Quindi addirittura può darsi, è un'ipotesi, è ben inteso, che Rino Gaetano, giovane artista, abbia parlato, abbia avuto quei contatti con il più maturo artista, scrittore e regista Pasolini, o comunque piena comunanza di conoscenza di un libro che praticamente solo pochi, pochissimi conoscevano. Tra l'altro ci ricorda un amico che segue poi le nostre trasmissioni che secondo Gianfranco Carpeoro Cefis era stato a capo della P1 negli anni 60. Sì, infatti Fabio, i rapporti del SISMI, il servizio militare, il servizio segreto militare e i rapporti del SISDE, il servizio militare, chiamiamolo civile, individuavano Cefis come il vero capo della P2. E devo dire, questo rafforza ancora di più il coraggio e la determinazione di Rino Gaetano, che è uno dei suoi brani chiave. Lo nomina con il nome in codice. Tra le altre cose, quello che è interessante e che dimostra la conoscenza e anche gli interessi che muovono Rino Gaetano a parlare di certi argomenti, è un'intervista che Rino Gaetano, e questo la evidenzio nel libro, rilascia a Nuovo Sound. Nuovo Sound è un giornale molto in voga negli anni 70 che parla di musica pop e rock. E Rino Gaetano, niente di meno, a domande improntate a tematiche musicali, risponde parlando di Montedison, nomina esplicitamente la Montedison, nomina pure Cazzaniga, che era uno dei collaboratori più stretti di Cefis ed era presidente della Bastoggi, non la casa editrice, ben inteso, ma la Bastoggi era un apparato parastatale che si interessava di investimenti immobiliari e di petrolio, e quindi di investimenti in campo energetico. E quindi Rino Gaetano, addirittura ad un giornalista di musica, su una pseudo, attenzione, rivista di musica, perché Nuovo Sound ha delle ascendenze molto particolari,
e poi dirò quali, parla di Monte Edison, degli Agnelli, di Rovelli, di Monti, di Cazzaniga, insomma di tutto il mondo che praticamente attorniava Eugenio Cefis, che come dicevi tu giustamente era, secondo inchieste dei servizi segreti, addirittura il vero capo, o diciamo il co-capo, insomma, comportato assieme a Licio Gelli, ad Ortolani, ai vertici della P2. Perché, magari non voglio essere troppo lungo, Fabio, perché dico che Nuovo Sound è un giornale particolare? Perché ho scoperto che Nuovo Sound raccoglie le ceneri di altre riviste musicali che erano Flash Sound, mo ci vuole, vedi, pure la attinenza, no? Terminologica. E questi giornali che praticamente Nuovo Sound sostituisce in edicola erano editi da un pseudo giornalista americano, Randy Cunningham Jr. Chi è Randy Cunningham Jr.? Chiedo scusa. Era un affettuoso, diciamo, il fidanzato, amico di una giornalista, Elisabetta Ponti. Elisabetta Ponti è l'amica più cara di Rino Gaetano. Addirittura presta Rino Gaetano il cane, un cocker, per una rivista che poi il Nuovo Sound per la copertina e per dei video per la RAI, immortalati dalle telecamere della RAI. Ebbene, Randy Cunningham in realtà non è un giornalista, è una spia della CIA, dell'ambasciata americana, infiltratasi nell'ambiente musicale italiano ed era il fidanzato dell'amica più cara di Rino Gaetano. Quindi attorno a Rino Gaetano, vedete, oltre al manager Enzo Radaelli, che addirittura finanziava OP e riceveva soldi da Andreotti, vi è anche questo Randy Cunningham, che era una spia, un agente segreto della CIA. Questo che dico, Marco, è tutto documentato, è tutto ufficiale. Nel 78, dopo che da circa 10 anni si è infiltrato negli ambienti discografici italiani, Randy Cunningham, come editore di Sound Flash e anche come, diciamo, una sorta di fidanzatore di Nuovo Sound, si scopre che è una spia della CIA americana e addirittura verrà nominato da Reagan come addetto stampa per l'Europa, e quindi insomma esce il suo vero volto. Non era un giornalista di musica, ma era una spia della CIA a Roma, operante a Roma, e che gravitava attorno a Rino Gaetano. Torniamo anche a parlare dell'incidente. È emerso qualcosa in più sulla dinamica, sulle stranezze? Marco, le stranezze rimangono. Non è vero, come dice la sorella di Rino Gaetano, che non vi sono dubbi sull'incidente. Ciò è assolutamente, come dire, è discutibile e anche oggettivo. Perché? Perché già col secondo libro, e l'accennammo nelle due belle trasmissioni, addirittura 48 ore dopo la morte di Rino Gaetano, venne presentata una interrogazione parlamentare, addirittura, in avverbio che userò spesso, ma veramente il caso di ripeterlo spesso parlando di Rino Gaetano e delle sue vicende, addirittura un'interrogazione parlamentare scritta di due senatori rivolta all'allora presidente del Consiglio Arnaldo Forlani, che chiede delucidazioni sulla strana morte di Rino Gaetano e sulle modalità dei soccorsi. Quindi fu oggetto di dibattito istituzionale la morte di Rino Gaetano e l'incidente mortale. Altro che non vi sono dubbi e incertezze. Tra l'altro il governo non risponde. È una sorta di nemesi. Il cantore antimassonico e antipotere che fu Rino Gaetano è oggetto di una interrogazione parlamentare rivolta a un governo, quello presieduto da Arnaldo Forlani, che cadrà un paio di mesi dopo la morte di Rino Gaetano per lo scandalo della P2. Sembra proprio uno strano scherzo del destino. C'è un presidente del Consiglio che riceve un'interrogazione parlamentare su un cantautore che spotta e ride e che parla di temi di potere e di massoneria,
cade proprio per lo scandalo P2. Tra l'altro Elisabetta Ponti, l'amica più cara di Rino Gaetano, è la figlia di Leonello Ponti, il medico personale di Licio Gelli, e dice in talune interviste, fa capire quantomeno Elisabetta Ponti, che Rino Gaetano ha avuto quantomeno in qualche occasione l'opportunità di parlare col padre, medico personale di Licio Gelli. Quindi Rino Gaetano ebbe contatti anche con la persona più in osmosi, più in confidenza con Licio Gelli, il gran capo assieme a Cetis e Ortolani della P2, cioè il medico personale di Licio Gelli. Allora, ho un'altra domanda che ci arriva e che ci riporta al brano La ballata di Renzo. Sì. I fatti che sono cantati, no? Ne avevamo parlato anche altre volte, coincidono, cioè lui racconta in anticipo le modalità della morte, no? Con chi solleverà la sua bara, eccetera. Vero, diciamo che è una rappresentazione iconica, nel senso che Rino Gaetano muore in maniera identica ad un protagonista di una sua canzone scritta addirittura nel 1970. È chiaro che qua pure Franceschetti, che è un autore molto molto particolare, molto intelligente, parla di legge del contrappasso. Però chiaramente parliamo di rappresentazioni, come dire, simboliche, simbologiche, iconiche. Sta di fatto che comunque io ho parlato col camionista che investì Rino Gaetano e mi diceva delle cose sconcertanti. Non è vero, come hanno detto i giornali, che Rino Gaetano apre gli occhi prima di impattare con il suo camion. Non è vero che questo Antonio Torres, così si chiamava e si chiama, perché io l'ho sentito qualche anno fa, chiamò i soccorsi. Lui mi ha detto che non si ricordava nulla, e quindi quello che quantomeno hanno dichiarato i giornali è discutibile, forse gliel'hanno attribuite queste frasi, né è vero che lui non ebbe conseguenze fisiche, addirittura svenne, perse i sensi, e quello che è singolare che intervenne un'unica ambulanza, stranissima, dei vigili del fuoco, che portò Rino Gaetano in un ospedale non attrezzato, e nessuno curò Antonio Torres, che pure giaceva a terra svenuto. Mino Pecorelli, che riceve, ripeto, finanziamenti, questo è ufficiale, è una sentenza ordinanza del 94 del giudice Robacchini che indaga sulla banda della Magliana, dice Mino Pecorelli, quindi, che viene finanziato dal caro amico e manager di Rino Gaetano Ezio Radarelli, scrive che in Italia persone scomode vengono eliminate con suicidi, con incidenti aerei o con incidenti stradali provocati da camionisti distratti. Certo, con Rino Gaetano proprio questo è successo, un camionista, chiamiamolo, distratto. Ben inteso, Antonio Torres effettivamente può avere avuto un ruolo semplicemente involontario nella dinamica dell'incidente. Però Mino Pecorelli dice una cosa molto particolare. Dice che vi applicavano i servizi segreti già negli anni 70, lo scrive nel 78, Rino Gaetano, come noto, è morto nell'81, applicavano la tecnica del radiocomando. Cioè con impulsi radio, comandati a distanza, rendevano inguidabile i veicoli della vittima predestinata. Questo, Fabio, comportava che in loco, subito dopo l'incidente, dovevano intervenire dei tecnici per far scomparire eventualmente le tracce di questa tecnica del radiocomando. Ebbene, nel caso di Rino Gaetano vi è la circostanza principe che caratterizzava i sinistri stradali procurati, i sinistri procurati quindi in maniera assassina, perché interviene una macchina non di infermieri, non di sanitari, ma una macchina di vigili del fuoco, quindi di tecnici, persone che potevano agire vicino ai veicoli incidentati senza procurare alcun sospetto, erano vigili del fuoco. Si dà il caso però che quella notte non si sa chi sono i vigili del fuoco intervenuti, non si sa l'ambulanza da chi viene chiamata, non si sa da quale caserma provengono. Quindi vi è la condizione principe che Mino Pecorelli, coraggiosissimo, e che venne ucciso, come sappiamo, il 20 marzo del 79 a Roma da killer rimasti ignoti, Andreotti viene condannato per l'omicidio di Mino Pecorelli a Perugia, poi viene assolto, diciamo, con una sorta di formula di insufficienza di prove, anche se non era proprio quella, diciamo, la denominazione giuridica, viene assolto. Ebbene,
La condizione principe era proprio questa dell'intervento di persone specializzate dei servizi segreti, dice Mino Pecorelli, che facevano scomparire le tracce di un incidente stradale procurato. Quindi un'altra cosa sconcertante, ribadisco, è che quella notte intervengono non professionisti della sanità, siano essi infermieri o medici, ma dei tecnici, dei vigili del fuoco. Vorrei tornare anche sulla sua casa discografica, perché tu nel libro no, parli appunto di agenti della sì. CIA. Che cosa accade esatto. in quella casa discografica? Guarda Fabio, io ti devo fare i complimenti perché le tue domande veramente sono intelligentissime e non ti smentisci mai. Dopo che ho scritto i miei due libri su Rino Gaetano, i primi due, finalmente si è abbattuto un tabù della musica italiana e del mondo dell'arte in genere, ma la musica italiana in particolare. Michele Bovi, che è un autore molto, molto, molto ferrato in materia, è un autore della RAI, di tanti programmi molto belli e interessanti, dopo i miei due libri ha scritto un saggio nel quale in maniera aperta si dice che il mondo discografico italiano è infiltrato da agenti segreti e quindi si narrano le vicende degli artisti del primo pop rock italiano, quindi i primissimi anni 60, che narrano come i loro concerti vedevano sempre degli spettatori alquanto atipici, un po' strani, che non applaudivano mai e che però si ripetevano come presenze in vari concerti. Ebbene, questi autori musicali, Rockets e altri, insomma, poi hanno detto apertamente che hanno scoperto che erano agenti del Ministero degli Interni o dei servizi segreti che monitoravano il mondo giovanile, quindi la musica pop rock. Quello che è interessante è che Michele Bovi dice apertamente, intervistando artisti e dirigenti della RCA di Roma, che era una casa discografica nella quale vi erano agenti della CIA. E anche Ennio Melis, che è stato un dirigente illuminato, grandioso, intelligente della RCA, lo conferma. Addirittura Marco, i dirigenti e gli artisti che gravitavano intorno alla RCA lo sapevano e la RCA l'avevano soprannominata, stesso gli artisti che ivi lavoravano, RCA, no RCA, ma RCA, cioè mettevano una I tra la C e la A per sottolineare che sapevano che vi erano agenti della CIA che monitoravano, tra cui sicuramente anche Randy Cunningham, il pseudogiornalista amico affettuoso dell'amica più cara di Rino Gaetano. Quindi addirittura è emerso, dopo che veramente io avevo già ipotizzato queste presenze un po' inquietanti nel mondo della discografia attorno a Rino Gaetano, la presenza, non solo, ben inteso, la presenza di agenti segreti. Certo però che Michele Bovi mi lascia, lo devo dire Fabio, è un po' perplesso, perché non è che necessariamente deve scrivere o deve leggere, quanto mi deve scrivere note con riferimento ai miei due libri precedenti, il suo, o deve dar retta a quello che dico io. Però non parla di Rino Gaetano, stranamente, e permettimi di dire, stranamente, questo libro che è bellissimo e molto interessante, questo di Michele Bovi, ha una prefazione affidata a chi? A Maurizio Costanzo, piduista, affiliato alla P2 e personaggio che ha cercato di irridere Rino Gaetano in più di un'occasione, e Rino Gaetano gli rende pampa e focaccia e lo mette tra i personaggi insopportabili, non te regge più, oppure in un'altra canzone dice alla faccia di Maurizio Costanzo. È un po' atipica sta cosa, che Michele Bove parla di artisti magari manco tanto ricordati, perché parliamo dei primi anni 60, e non parla di Rino Gaetano. No che debba, ribadisco, lo ripeto, è leggere i miei libri, però è pur sempre Rino Gaetano che va davanti a Pippo Baudio, a milioni di persone, in diretta televisiva parla, e poi c'è il caso Sindona, cioè il caso Sindona porterà alla luce l'esistenza della P2, e Rino Gaetano dice sta frase, poi c'è il caso Sindona, senza alcuna attinenza,
con le frasi di Pippo Baudo, e quindi dimostrano coraggio incredibile. O anche lo stesso Rino Gaetano, dopo il successo di Gianna, in un'intervista a Manuel Insolera, grande giornalista musicale del pop e rock di quegli anni, dice senza mezzi termini: il Festival di Sanremo è come un ordine massonico. Quindi mi sembra strano che Michele Bovi, che nomina i Rockers, insomma altri grandi artisti, non nomina in questo libro, parlando di spie alla CIA, presso la, della CIA, presso la RCA di Roma, non nomina Rino Gaetano, che proprio lì, diciamo, ha uno svolgimento di carriera, come dire, ottimale, e muore proprio come artista della RCA, no? Nell'81, come sappiamo. Eh sì, RCA che poi non ha fatto una bella fine, no? Poi di lì... No, non ha fatto una... Ma tra l'altro Fabio, Rino Gaetano nel suo testamento spirituale, l'ultimo disco, poi muore a 30 anni, nella canzone Io ci sto, dice, e il suo testamento spirituale dice: mi dicono alla radio statti calmo, statti buono, cioè dice apertamente che qualcuno lo invita un po' a sminuire i suoi toni, e lui dice poi, sempre nella canzone, nell'ultima canzone della sua vita umana e discografica e artistica, dice: ma io ci sto a continuare la mia guerra, quindi non se ne frega niente delle intimazioni a stare zitto, a stare calmo, che gli rivolgono alla radio. Attenzione però, e questo lo scrivo nel mio libro, a ben riflettere, non è la radio intesa come via etere, come l'invenzione di Marconi in sostanza, ma la radio è la sua casa discografica, perché RCA significa Radio Corporation of America, e quindi lui dice apertamente nell'ultima canzone della sua vita che proprio lì alla RCA c'è qualcuno che lo vuole condizionare, perciò dice: mi dicono alla radio stati capo, stati buono, perché in realtà Rino Gaetano compariva spessissimo in televisione, dava interviste, parlava ai concerti, non è che parlava solo alla radio. Ecco perché lui dice mi dicono alla radio stati capo, stati buono, perché il riferimento è diretto proprio alla RCA, Radio Corporation of America. Esaminando con attenzione la copertina del suo ultimo album, e ogni copertina dell'album di Rino Gaetano ha dei significati incredibili, si rafforza ancora di più questa interessante iconografia, perché Rino Gaetano ha in mano, guardate un po', un giornale americano, presumibilmente il New York Times, quindi riferimento all'America, e c'è la foto di Rino Gaetano con questo giornale, come dire, piegato alla rinfusa, ma in realtà non è piegato alla rinfusa quel giornale, perché è messa in corsivo e in risalto una parola in inglese, perché in un giornale americano, fights, insomma, combattere, che è proprio il messaggio che lui canta in Io ci sto a combattere la mia guerra contro quelli che mi dicono alla radio stati calmo, stati buono. Quindi il titolo della canzone, la fotografia, il riferimento alla radio, non è altro che un riassunto di quelle situazioni che Michele Bovi, in maniera, devo dire, molto bella e documentatissima, anche se non parla di Rino Gaetano, si fa alla RCA di Roma. Secondo te cos'è che aveva, cioè, nel caso che si sia trattato, no, come penso un po' sì, tutti pensiamo, di un omicidio, è stato punito perché ha deriso il potere, ha deriso sì, quel mondo, più che per il fatto di aver raccontato a pochi intimi, perché probabilmente in pochi, no, avrebbero colto queste sottigliezze, questi messaggi nelle canzoni, e questo, oppure secondo te aveva scoperto qualcosa, cioè si era imbattuto in realtà, ecco, inenarrabili, e quindi quando viene a conoscenza, insomma, di certi segreti del potere. Sì. Fabio, sono due aspetti che non sono inconciliabili tra di loro. Lui deride il potere, ma non si limita a deridere il potere, svela proprio fatti inquietanti del potere che erano segreti. Quando nella Berta Filava parla del santo vestito d'amianto, fa un riferimento, come dire, riservato a un potentissimo che era Eugenio Cefis, però dice pure che Mario e Gino, Mario Danassi e Gino Mui, non sono i padri del bambino, cioè ti anticipa
che Mario e Gino Tanassi, lui è, chiedo scusa, Mario Tanassi, Luigi Gui, detto Gino perché era chiamato Gino, manca a fare apposta il ministro della difesa, già ministro della difesa Gui, quindi lui deride il potere, quindi lo sfotte. Il santo vestito Damian è una operazione di sfottò che Stemez fa contro Eugenio Cefis e la fa pure rinnovando, mostrando di conoscere questo incredibile nome in codice, però ti dice pure i fatti, per esempio parla di Wilma Montesi a Capocotta, l'ali di stato estupratori, cioè che era stata abusata sessualmente e che gli avevano rubato la vita, dice che Mario e Gino non sono i padri del bambino. Nella Zappi Rastello il tradiente parla di una manzana in via Condotti. Ebbene, quello che è incredibile e che nessuno sapeva all'epoca, quando Rino Gaetano parla di questa benedetta manzana in via Condotti, che successivamente la procura di Milano fa delle indagini, ma Rino Gaetano è già morto, quindi Rino Gaetano non è che legge i giornali, né i giornali lo pubblicano in verità, e si scopre che Licio Gelli ed Ortolani, suo braccio destro, come erano chiamati i due di via Condotti, il gruppo di via Condotti, e Rino Gaetano parla di via Condotti, parla del treno Taranto-Ancona, e il treno Taranto-Ancona era proprio l'unico, o meglio, il precipuo tratto ferroviario dove agenti segreti iscritti alla P2 organizzavano falsi attentati ai treni e comunque false indagini, deviate indagini per confondere le investigazioni sugli attentati ai treni. Guarda un po', proprio sul treno Taranto-Ancona, Rino Gaetano quello nomina. Quindi, attenzione, non solo un'opera di sfottò nei confronti del potere, ma delle parole precisissime, treno Taranto-Ancona, via Condotti, lo scandalo vabbè di Wilma Montesi, Mario e Gino non so padri del bambino, dove Rino Gaetano mostra di conoscere fatti riservatissimi che la gente non doveva capire e non doveva conoscere. Ora, lui non è che lo veggente, io ho dimostrato con i miei libri e col terzo, lo confermo in maniera ufficiale, pure con atti, ribadisco, del Tribunale Penale di Roma, che attorno a Rino Gaetano vi erano personaggi organici dei servizi segreti e che quindi sapevano questi fatti segretissimi e riservatissimi e magari anche a livello amicale riferivano a Rino Gaetano. E lui in maniera coraggiosa, visto che era uno spirito indipendente, non aveva paura di trasfondere queste locuzioni e questi significati, comunque questi concetti, nei suoi brani. Chiaramente una canzone breve, Fabio, ha poche strofe, non è un romanzo o verità come può essere Petrolio, e lui inseriva delle note con i quali sbugiardava e diceva verità su fatti relativamente ai quali la verità non veniva diffusa. Quindi lui venne ucciso, secondo me, per questo, ben inteso, al di là comunque delle dinamiche della morte, se sia accidentale o sia procurata, Rino Gaetano sicurissimamente era a conoscenza di fatti riservati e aveva amici dei servizi segreti e nello stesso tempo li trasfonde nelle sue canzoni. Un altro amico di Rino Gaetano, Enrico Carnevale, era l'amico più caro di Rino Gaetano, pure lui ha funzioni organiche dei servizi segreti con l'America, addirittura lavorava all'ambasciata americana, e il padre di Enrico Carnevale, l'amico più caro di Rino Gaetano, Cesare Carnevale, un personaggio storico dello spionaggio filoamericano addirittura. Io ho fatto pure uno scoop e ringrazio Claudia Carnevali, la figlia di Enrico e nipote di Cesare, che mi ha dato le foto, addirittura ho pubblicato le foto di due agenti segreti, tra cui l'amico più caro di Rino Gaetano, che era difficilissimo procurarsi, insomma, no? Una sorta di riservatezza, e quindi ho pubblicato anche queste foto nei libri. E Enrico Carnevale, nel libro, chiedo scusa, che è uscito pochissimi giorni fa, ed Enrico Carnevale è morto pure lui prematuramente per i postumi da incidente stradale, presumibilmente. Muore a 39 anni, dopo che ha avuto un incidente come Rino Gaetano sulla via Nomentana a Roma, guardate un po', chissà che pure lì non vi era magari il radiocomando, e muore dopo pochi mesi per un malore improvviso, magari postumi del sinistro stradale. Cesare Carnevali, ribadisco, ancora una volta, papà dell'amico più caro di Rino Gaetano, compie un'operazione incredibile. Dopo che il figlio Enrico, morto prematuramente, viene seppellito vicino a Rino Gaetano, lo estumula e lo porta in un altro cimitero. Effettivamente un'operazione molto strana.
E io la leggo magari alla necessità che forse ha capito che il figlio è stato ucciso e di nuovi esami autoptici, e quindi questo comporta magari che la salma sia stata estumulata. Certo, poi viene un significato simbolico, perché non viene più seppellito al Verano, il povero Enrico Carnevali, ma viene seppellito al cimitero Flaminio. Secondo me Cesare Carnevali e Enrico Carnevali hanno pagato caramente il loro coraggio e l'amicizia con Rino Gaetano. Enrico era amico di Rino Gaetano, e quindi vengono puniti, uno perde il figlio e l'altro addirittura perde la vita prematuramente. Perché non se ne parla? Perché la sorella non ne parla di questi argomenti? O non li conosce o ha paura? Perché praticamente noi parliamo di un artista morto prematuramente, la morte strana, ripeto, c'è addirittura un'interrogazione parlamentare che dice delle cose incredibili nelle sue canzoni, che va da Pippo Baudo e parla del caso P2, ma Fabio ne parla nel 79. In realtà poi la P2 verrà scoperta nell'81, nel marzo dell'81. Quindi lui anticipa delle tematiche incredibili. L'amico più, uno degli amici più cari, manager di Rino Gaetano, addirittura finanza Mino Pecorelli, che è amico a sua volta, suo manager, di Flavio Carboni, e Flavio Carboni viene implicato nella morte di Calvi, nel crack del Banca Brosiani, infatti viene condannato a 8 anni e mezzo insieme a Licio Gelli e a Ortolani. Per dire, attorno a Rino Gaetano vi sono dei personaggi importantissimi e anche inquietanti, non certo Cesare Carnevale o Rico Carnevali, che sono persone per bene, ma comunque il manager era in contatto con persone incredibili che sapevano i fatti più vergognosi e sporchi della storia italiana contemporanea all'artista. Insomma, non ne parlano, vi è una sorta di cappa di piombo. No, l'avvocato Mautone, un foro, sono fatti documentati, queste non sono opinioni, quelle che ti sto riferendo a te e i tanti cari ascoltatori della tua bellissima trasmissione, sono fatti documentati. E quindi niente, a me fanno ridere quelli che cercano di sminuire o non ne parlano, no? E cercano sì complottismo, negazionismo, eccetera eccetera, ecco. Allora, arrivano qualche curiosità anche dai nostri amici, leggiamo questa. Posso domandare chi prende di mira Rino Gaetano con la canzone Aida? Ho una mia teoria. Sentiamo quella di Bruno, poi magari se anche l'amico ci dice la sua. Beh, Aida è un'altra bella, bellissima canzone. Parla di antilope e giaguari. I giaguari sui politici che cambiano pelle, no? Insomma, la pelle di giaguari. Ma soprattutto l'espressione antilopi. Perché Rino Gaetano fa, potevo parlare delle ore, antilope è un'espressione che usa anche Mino Pecorelli, cioè il giornalista che, ribadisco, trova una morte traumatica, tra l'altro ucciso con proiettili Javelot, che erano dei proiettili rarissimi, che usavano i componenti della banda della Magliana. E guardate un po', poi proprio sull'inchiesta sulla banda della Magliana emerge che Ezio Radaelli finanziava Mino Pecorelli. Allora, antilopi, c'è un mistero nella storia italiana. Antelope Cobbler, che era chi dava le mazzette ai politici italiani per favorire l'industria aeronautica americana, la Lockheed in particolare. Però antelope è singolare, antelope. Perché Rino Gaetano parla di antilopi in Aida, parlando della storia italiana? In realtà, lo spiego nel mio libro, di antilopi ce ne sono due. Antelope Cobbler era il nome in codice di Ugo Liutta, un partigiano, ufficiale partigiano, che nella Seconda Guerra Mondiale combatteva Mussolini e la Repubblica Sociale, era, diciamo, asservito, era filo americano e filo inglese, e Ugo Liutta veniva chiamato Antelope Cobbler. Questo nome compare dopo 30 anni come il percettore, o meglio, il datore di tangenti americane. In realtà Rino Gaetano fa capire che non è Ugo Liutta, ma è proprio Cefis. E quindi di antilope ce ne sono due. Lui parla al plurale in Aida. Diciamo, è un discorso molto bello e articolato. E Eugenio Cefis come sapeva di questo nome, Antelope Cobbler? Ebbene, addirittura ho scoperto che Ugo Liutta, che aveva il nome Antelope Cobbler nella Seconda Guerra Mondiale, era comandato nelle brigate partigiane da un ufficiale superiore, anzi da due. Uno era Enrico Mattei, ma è morto negli anni 70 quando è scoppiato lo scandalo Lockheed. E l'altro, indovinate chi è?
era proprio Eugenio Cefis. E quindi Eugenio Cefis utilizza questo nome per, diciamo, dare questi soldi che gli americani danno ad ambienti politici e militari italiani, magari anche da un punto di vista giusto per gli americani, perché ogni nazione cerca di vendere i propri prodotti industriali, no? In questo caso gli aerei, in Italia. Eugenio Cefis non aveva bisogno di soldi, era ricchissimo, no? E Steinmetz ne parla tanto delle ricchezze. E Rino Gaetano in varie canzoni, ripeto, oltre la Berta Filava, per esempio in Spendi, Spandi e Fendi parla di metano, parla di petrolio, parla di oro nero. E guardate un po' che dice in Spendi, Spandi e Fendi: per un litro d'oro nero in cambio ti do Cristina. Chi è che non esita a dare in cambio una Cristina per un litro d'oro nero? Perché poi il litro d'oro nero rappresenta il potere energetico, no? Il potere dell'industria energetica. È proprio Eugenio Cefis. Chi è Cristina? È la figlia di Eugenio Cefis. La persona più amata e più cara di Eugenio Cefis è la figlia, che si chiama Cristina. E guardate un po', Rino Gaetano in Spendi, Spandi e Fendi parla: per un litro d'oro nero in cambio ti do Cristina. Poi dice pure: ti sei costruito un palazzo sul giambo, sul giumbo, sull'aereo. E l'aereo qual è? È l'aereo di Enrico Mattei, no, che viaggiava in giumbo, in giambo. Però se usavi il nome dell'aereo come si chiama, di Enrico Mattei, che era una persona molto coraggiosa, non lo sapeva nessuno, perché era l'aereo francese, era un biplano, parlando di giambo ti evoca l'aereo. E poi ti sei costruito il palazzo sull'aereo, cioè sei diventato un uomo di palazzo, di potere, ed è stato Eugenio Cefis che grazie all'incidente aereo acquista il palazzo, il potere del palazzo. E quindi i Spendi, Spandi e Fendi, così come in tante altre canzoni, Rino Gaetano ancora una volta dimostra di sapere cose incredibili, dice cose pazzesche. Ecco, e questo è bene sottolinearlo. In Aida parla di antilopi, ed è una delle espressioni più significative e anche più pericolose che rappresentano il coraggio di Rino Gaetano nei suoi testi, insomma. Ancora domande, poi ti chiedevano se c'era un altro passaggio sul testo. In Non te regge più, quando dice il nostro è un partito serio, no? Come dice che fa la parola. Allora, si riferiva, la domanda è se si riferiva a Berlinguer e al PC. Sì. Ma Rino Gaetano ha fatto delle cose incredibili. Oggi gli ascoltatori, magari io ho 60 anni, io ho conosciuto Rino Gaetano, tra l'altro nel 78 c'è pure una bella foto esclusiva di Rino Gaetano che rilascia questa intervista a Radio Agropoli, nostra cittadina di Salerno, nella quale mi piace vivere da tanti anni, dove opero come avvocato. Dicevo, sì, è uno sfottò Enrico Berlinguer, e lui nomina anche il PC, no? DC, Cazzaniga, eccetera, eccetera. Ed è un atto coraggiosissimo, perché sfottere il PC negli anni 70, ci sono tanti ascoltatori giovani, pure tu sei giovane, Fabio, ma non si rendono conto attualmente com'era difficile colpire il PC anche con ironia. Era una sorta di tabù, faceva paura, no? Erano partiti in continua espansione elettorale, era il partito del cambiamento, era il partito che voleva soppiantare, come dire, le burocrazie, le lentezze amministrative a livello locale, a livello centrale della Democrazia Cristiana. E lui fa un'operazione coraggiosissima. Vi assicuro che sfottere il Partito Comunista negli anni 70 in Italia era la fine artistica delle persone. Lui invece aveva un coraggio, aveva una capacità, un'intelligenza, una genialità che lo portava pure a parlare del PC, addirittura pure alle feste dell'Unità, che come non erano le feste del Partito Comunista, ma all'epoca era un Partito Comunista, secondo me, degno di grande stima, di grande fiducia, perché rappresentava veramente la classe operaia. Oggi devo dire che a sinistra mi sembra che i partiti, ma consentitemi questa parentesi, mi sembra che rappresentano più i banchieri, i grandi industriali. Vabbè, comunque lasciamo stare questa cosa. Dicevo, negli anni 70 Rino Gaetano sfotte pure il PC, lo diceva alle feste dell'Unità. Franco Pontecorvi e Mimì Messina, cari amici di Rino Gaetano, che tra l'altro non condividono le mie risultanze delle ricerche, dicono, mi hanno detto che andava lì e diceva: io non sono comunista, vi ringrazio che mi invitate, mi date i soldi, io vengo a cantare. E quindi un genio coraggiosissimo, insomma, Rino Gaetano.
Ancora Emanuele invece ricorda Sanremo 1978. Gianna si presenta con una spilla che sulla giacca sul lato sinistro. Sì. Voleva lanciare un messaggio simbolico? Sicuramente, là ci sta per esempio la croce di Malta, il simbolo del SMOM, comunque il Sovrano Ordine di Malta, no? Che è veramente una degnissima, grandissima organizzazione, però dove vi è forte la presenza massonica. No, attenzione, che massoneria è sinonimo di negatività, però sta di fatto che Rino Gaetano spesso sfotte e ride i fratelli massoni. Io ipotizzavo una filazione di Rino Gaetano, ma era per carità un'ipotesi. La sorella e gli amici più cari l'hanno smentita e ne prendo atto. Quindi Rino Gaetano non era massone, però sicuramente conosce la storia della massoneria, perché addirittura a Sanremo, quando il giornalista gli fa i quesiti sul successo discografico, quel grandissimo genio di Rino Gaetano dice: il festival di Sanremo è come un ordine massonico. E questo chi lo dice? Lo dice proprio Giorgio Steinmetz in quel famoso libro che venne fatto scomparire e che Pasolini usa per scrivere Petrolio. Usa in senso buono, perché Pasolini pure è un altro genio, si ispira. E Rino Gaetano ancora una volta dimostra di conoscere quel libro misteriosissimo che conosceva pure Pierpaolo Pasolini. E infatti dice Steinmetz che Cenfis era interessato anche alle vicende del Festival di Sanremo, insomma, lui che era indicato dai servizi segreti come il capo, uno dei capi supremi assieme a Gelli e anche Ortolani, Ortolani un po' più giù, ma comunque era sul podio dei potenti della P2, della P2. Quindi sì, aveva un significato pure di sridere, infatti poi dirà: il Festival di Sanremo è come un ordine massonico. Certo, la Rai nello sceneggiato, che mi permetto di dire vergognoso o comunque riduttivo di Rino Gaetano, dipinge di Rino Gaetano come un nevrotico, un alcolizzato e uno un po' avulso dalla società, contro il padre, con i genitori. In realtà lui andava d'accordissimo col papà, lo amava tantissimo, non era un alcolizzato, sì, si beveva delle birre, cose come tanti giovani. E l'episodio che Rino Gaetano dice a un giornalista: il Festival di Sanremo è come un ordine massonico, viene falsificato nello sceneggiato della Rai, e non a caso, perché nella realtà Rino Gaetano definisce il Festival di Sanremo come un ordine massonico ad un'intervista rilasciata, come dicevo prima, a Manuel Insolera. Quindi rilascia un'intervista ad un unico giornalista che trascrive quello che dice Rino Gaetano. Nello sceneggiato televisivo invece questa frase viene riportata. Rino Gaetano dice: il Festival di Sanremo è come un ordine massonico, Romolo, però la si rivolge falsamente come rappresentazione ad una platea di giornalisti, una conferenza stampa di più giornalisti. E quando Rino Gaetano dice questo, nello sceneggiato televisivo i giornalisti presenti deridono Rino Gaetano, giusto per sminuire quella frase. Quindi lo sceneggiato televisivo riprende un dato reale, che Rino Gaetano dice che il Festival di Sanremo è come un ordine massonico, però lo riduce per ridicolizzarlo ad una platea di più giornalisti scettici, insomma, come uditorio. Allora, tante domande, andiamo a leggerne rapidamente. Dario dice: come poteva Rino Gaetano attingere a fonti di informazioni così attendibili? Ma è proprio perché ho dimostrato che attorno a Rino Gaetano non vi erano ciarlatani, vi erano persone organiche ai servizi segreti, ribadisco, ed organiche pure ad ambienti potenti. Enzo Radelli, per esempio, non era un agente segreto, magari può darsi pure che lo era, perché addirittura lui riceveva i soldi personalmente da Giulio Andreotti. Cioè Giulio Andreotti non è che dava i soldi a Enzo Radelli tramite il segretario, il sottosegretario, lo sciacquino ultimo di Andrea, ma glieli dava personalmente il manager di Rino Gaetano. L'amico più caro di Rino Gaetano, Enrico Carnevali, erano secret agents americano e italiano, e lavora all'ambasciata americana. Il papà, come vi dicevo, di Enrico è un personaggio addirittura storico, importante dello spionaggio italiano e americano. Poi vi è l'amico di Elisabetta Pondi, pure Elisabetta Pondi andrebbe, come dire, attenzionata. Vi erano pure altri agenti presso la RCA, di cui non conosciamo i nomi, e che Michele Bovi ne parla. Quindi attorno a lui vi erano delle persone, come dicevo, ben inserite, insomma pure di rilievo dei servizi segreti, e quindi erano persone che conoscevano in maniera riservata fatti incredibili che
pure Pino Gaetano, in maniera geniale, come un pittore, così con un piccolo tratto di pennello, inseriva nelle sue creazioni artistiche. Quando parla di Via Condotti, svelano fatti incredibili. Il treno Taranto Ancona, ripeto, Mario e Gino, no? Anticipa che non sono i veri responsabili dello scandalo Lockheed, che poi sono dati storici, in sostanza, sono accreditatissimi, no? Quello che diceva Rino Gaetano. Solo che, attenzione, Rino Gaetano lo diceva negli anni 70, lui è morto nell'81, quindi anticipa le dinamiche e le risultanze che emergeranno molti anni dopo, in sostanza. Perché c'è l'imbarazzo della scelta nelle fonti di Rino Gaetano. Certo, se non si scopriva che attorno a lui vi era addirittura una decina di persone gravitanti nei servizi segreti, potevamo dire che Rino Gaetano era un veggente, diceva delle cose che poi sono emerse. E in realtà no, io non è che amo, come dire, riferirmi alla cosa ultraterrena, anche se c'è pure questo aspetto, perché Antonello Venditti, che era un amico carissimo di Rino Gaetano, nella biografia che ha scritto Antonello Venditti, ha scritto una cosa incredibile che è passata inosservata, ma che è molto significativa. Diceva che andavano Rino Gaetano e Antonello, andavano a casa di una medium, di una ragazza dotata di poteri paranormali. Quando andavano a casa di questa ragazza, compariva addirittura un ectoplasma. Questo lo scrive letteralmente nella biografia Antonello Venditti, cioè un fantasma. Antonello Venditti dice che andavano a casa della medium e compariva un fantasma. Quando compariva questo ectoplasma, Rino Gaetano scriveva. Secondo me è un messaggio questo. Cioè Antonello Venditti non ha detto tutto, ha detto che Rino Gaetano scriveva dei testi grazie ad informazioni o delle notizie che gli riforniva qualcuno molto in alto. Lui parla di ectoplasma, addirittura dell'ultraterreno, e in realtà no, è una rappresentazione simbolica. Attenzione, un altro fatto interessante che pochi ne parlano: anche il papà di Antonello Venditti era un agente che non si sa bene che attività svolgeva. Certo, sicuramente è un'attività riservata presso il Ministero degli Interni. Quindi vedete, tra il numero delle persone che gravano attorno a Rino Gaetano, vi è pure per gioco forza il papà di Antonello Venditti. Perché Antonello Venditti andava a delle manifestazioni pure politiche, no? Lui, come è noto, ha delle idee di destra, però è una persona, come dire, aperta, e di sinistra, chiedo scusa, ho detto destra, no, mi chiedo scusa, di sinistra. E il papà gli diceva: tu stasera sei stato a quel locale o in quella piazza, hai detto questo, eri in compagnia di Antonio, Giovanni, Francesco e Rino. E Antonello Venditti gli chiedeva: papà, ma come fai a sapere queste cose? E il papà diceva a sua volta ad Antonello: non dimenticare che lavoro svolgo. Ed era, diciamo, un uomo vicino o addirittura inserito nel Ministero degli Interni. Ed è chiaro che è gioco forza anche questo, che monitorando il figlio monitorava, quantomeno nei primi anni discografici e artistici di Rino Gaetano, anche Rino Gaetano, che spessissimo era assieme ad Antonello Venditti. Quello che è singolare è il silenzio di un altro grandissimo artista, veramente grande, Francesco De Gregori. Francesco De Gregori era intimo, assieme ad Antonello Venditti, di Rino Gaetano. E se Antonello Venditti ha parlato di entità sovrannaturale, di ectoplasma che compariva, e durante queste comparizioni ultraterrene, secondo Antonello, scriveva Rino Gaetano, Francesco De Gregori non risulta mai aver parlato di Rino Gaetano, quantomeno in maniera diffusa e approfondita. Non dimentichiamo che loro erano artisti della RCA, dove era fortissima la presenza della CIA, come dice pure Michele Bovi. Tanto è vero che la RCA, mi piace reiterare il concetto, veniva detta dagli stessi ambienti discografi RCA, no RCA, RCA, proprio perché sapevano che vi era questa presenza di agenti segreti americani o italiani, ma al servizio dei servizi segreti americani. Leggiamolo, è arrivata l'interpretazione dell'ascoltatore su Aida. Aida, la regina di Etiopia, e chi torna dall'Etiopia dopo il gran conflitto, i federali e l'oscurità, Giuseppe Santovito, capo del SISMI, successore di Cefis.
Sì, Santo Vito, Belmonte, insomma, sono tutti ufficiali del SISMI affiliati alla P2 che vennero implicati nei fatti più inquietanti della storia italiana, nelle stragi, nelle tentate stragi, nelle devianze di indagini che riguardavano omicidi di persone, insomma, e addirittura in colpi di Stato. Beh, una bella interpretazione. Diciamo che Rino Gaetano, comunque in Aida in generale, con pochi tocchi geniali ti fa un po' la storia d'Italia e non esita appunto a nominare, come dicevo prima, anche gli antilopi e i giaguari. Bruno, è stata veramente una chiacchierata interessantissima, il tuo libro sta andando benissimo nelle, soprattutto, anzi, c'era un ascoltatore che chiedeva dove si può trovare nella libreria fisica perché lui non ama acquistare online. Bravo, io guardate, devo dire che gli agenti, cioè quelli che hanno le librerie, sono degli, veramente degli eroi, quindi vi invito a chiederlo, a richiederlo più volte in libreria. Poi, chiaramente, Fabio, se le librerie non riescono ad averlo, su IBS, su Amazon, su Libreria Universitaria, su Mago di Bassi, Giardino del Libro, si trova su ordinazione, naturalmente. Però ordinato nelle librerie, perché è bello, è più romantico, aspettare qualche giorno e acquistarlo proprio fisicamente in libreria. Devo aggiungere, Fabio, che il libro è uscito da pochissimi giorni, tu sei sempre tempestivo e sulla notizia, ed è già è stato inserito nei bestseller, per esempio, di IBS. L'unica cosa che mi dà fastidio, Società, Politica e Comunicazione sono categorie degnissime, il libro viene definito Teorie della Cospirazione. Vabbè, contenti loro, non c'è niente di cospirato qua o di cospirazione, sono documenti ufficiali, interrogazioni parlamentari, atti ufficiali della Procura di Roma, amicizie documentate, addirittura delle foto. Aggiungo e termino che vi è anche il mio esposto presentato alla Procura della Repubblica di Roma per riaprire le indagini sulla morte di Rino Gaetano e del carissimo amico coraggioso Enrico Carnevali. Silenzio assoluto, ma io ci ritornerò, insomma, perché è un'istanza molto documentata, anche questo c'è nel libro, e mi permetto di dire un'istanza molto interessante, perché così i lettori si rendono conto anche dei, chiamiamoli, risvolti penali, procedurali di questa mia richiesta di riapertura di indagini sulla morte di Rino Gaetano e il coraggioso Enrico Carnevali. Chi ci rimetto in queste storie, Fabio, mi piace appunto sottolineare ancora una volta, è anche l'amico e anche il papà dell'amico, Cesare Carnevali, che purtroppo compie l'attività più triste per un genitore, quello di seppellire, e seppellire di nuovo l'amato figlio Enrico. Grazie davvero a Bruno Mautone, a prestissimo, perché torneremo ovviamente a parlarne quando vorrai. Grazie Bruno. Grazie Fabio, grazie. Un saluto affettuoso all'ascoltatrice e agli ascoltatori della tua bella, bella interessante trasmissione. Grazie, a presto. Grazie. È uscito recentemente un terzo libro su Rino Gaetano da me scritto, e addirittura ipotesi che avevo delineato nelle precedenti pubblicazioni trovano delle conferme clamorose e documentali. Nel secondo libro in particolare, e anche nel primo in verità, ipotizzavo una sorta di parallelismo tra il giornalista Mino Pecorelli, assassinato da killers rimasti ignoti il 20 marzo del 1979 a Roma, e Rino Gaetano. Li accomunavo per il coraggio dei temi affrontati, poiché delineavo, come dicevo prima, parallelismo tra testi gaetaniani e articoli di OP, Osservatore Politico, anche se Mino Pecorelli qualche volta amava definire la sua creatura editoriale Ordine Pubblico. E quindi, dicevo, si confermano addirittura in maniera documentale legami tra Mino Pecorelli e Rino Gaetano. Questo legame documentale che ho scoperto è addirittura un documento ufficiale della Procura del Tribunale Penale di Roma, un'ordinanza sentenza del 13 agosto 1994
del giudice molto coraggioso e molto preparato Otello Lupacchini, addirittura un'ordinanza relativa ad indagini e atti istruttori approfonditi sulla banda della Magliana. Ebbene, in sede di indagini è emerso che il carissimo amico di Rino Gaetano, nonché manager di vari spettacoli e varie esibizioni del cantautore crotonese Ezio Radaelli, addirittura era stretto amico di Mino Pecorelli. Ma la cosa sconvolgente e decisamente inquietante è che Ezio Radaelli finanziava Osservatore Politico e Mino Pecorelli. Quindi, quelle che erano delle ipotesi considerate folli eppure criticate, sviluppate, enunciate da parte mia nelle precedenti pubblicazioni, hanno trovato una clamorosa conferma documentale, ribadisco, un provvedimento ufficiale del Tribunale Penale di Roma, del procuratore Otello Lupacchini. Allora, tanti risvolti e tanti significati delle canzoni dell'artista di Crotone acquistano tanti tangibili rilievi e acquistano ancor di più una importanza, una rilevanza che io per la verità ho più volte sottolineato. Per quanto riguarda i significati di brani gaetaniani, con riferimento a Mio fratello è figlio unico e alla locuzione che Rino Gaetano dedica al treno Taranto Ancona, emerge ancor di più che questo convoglio era un treno ed un tratto ferroviario nel quale sguazzavano con pieni poteri, anche con poteri magari così filoamericani, servizi segreti. C'è qualcuno che ha contestato questa mia interpretazione dicendo che Rino Gaetano parla del treno Taranto Ancona in un brano del 75-76. Il treno Taranto Ancona infatti viene enunciato in Mio fratello è figlio unico, laddove l'attentato falso compiuto sul treno Taranto Ancona è del 1980. In realtà non è vera questa ricostruzione, non è assolutamente fondata la critica rispetto a queste mie ricerche e queste mie interpretazioni, perché per quanto il falso attentato al treno e sul convoglio, ribadisco, Taranto Ancona è del 1980. E la canzone di Rino Gaetano è precedente. In realtà, nel terzo libro dimostro, con documenti ufficiali di procure e di tribunali dell'Emilia-Romagna, che in atti di indagine fanno emergere che sul tratto ferroviario Taranto-Ancona, col prosieguo per Bologna, vi erano delle attività illecite e decisamente inquietanti di uomini dei servizi segreti, addirittura da partire dal 1971. In questa sede, un ufficiale dell'intelligence italiana, Mannucci Benincasa, colonnello del SISMI, verrà processato e in sede giudiziaria i magistrati, pur se lo assolvono per i reati più gravi, addirittura attentato alla Costituzione, emerge l'attività di Mannucci Benincasa e di altri uomini del SISMI sul treno Taranto Ancona, e ribadisco col prosieguo per Bologna, addirittura a partire dal 1971. Quindi Rino Gaetano, che fa riferimento esplicito a questo convoglio ferroviario nel 1975, nel 1976, con mio fratello e figlio unico, porta alla luce una verità che all'epoca pochissimi sapevano, era addirittura prerogativa di servizi segreti. Altra pseudo così contestazione che hanno ricevuto le mie ricerche è relativa al santo vestito d'amianto, una locuzione chiave che Rino Gaetano enuncia nel brano La Berta filava. E praticamente taluni dicevano che non è vero che in un libro misteriosissimo che addirittura ispirerà pure Pierpaolo Pasolini per quanto riguarda Petrolio, il romanzo Verità che poi condurrà alla morte Pierpaolo Pasolini, infatti proprio mentre si accinge a concludere lo scritto di questo romanzo Verità intitolato Petrolio, uno scritto che si è in maniera chiarissima ispirato ad un libro che si intitolava L'altra faccia della
del presidente, dedicata ad Eugenio Cefis, scritta da Giorgio Steinmetz. Ebbene, Rino Gaetano mutua da questo libro misteriosissimo, che venne fatto letteralmente scomparire dall'entourage della Montedison per le accuse violente e, devo dire, dirompenti che rivolge Giorgio Steinmetz, uno pseudonimo, non si sa chi è, e ribadisco il concetto: in realtà Santo vestito di amianto è proprio un'espressione che questo misterioso Giorgio Steinmetz, con un geacus violentissimo contro Eugenio Cefis, individua appunto proprio Eugenio Cefis, prima presidente dell'ENI e poi presidente della Montedison, due apparati industriali legati al mondo dell'energia, del petrolio e degli approvvigionamenti energetici dell'Italia, presieduti appunto da Eugenio Cefis. In questo libro, in più di un'occasione, si rimarca l'aureola che contraddistingue la figura di Eugenio Cefis, e quindi viene definito santo, addirittura, e questo misterioso Steinmetz lo definisce pure come persona che si è guadagnato un fazzoletto di paradiso, e addirittura in più di un'occasione viene definito non solo santo ma anche santone. Questo per dire che, in maniera ironica ben inteso, Giorgio Steinmetz in più di un'occasione fa risaltare la presunta ironica santità. Addirittura in più di un'occasione dice che indossa un vestito d'amianto, addirittura indossa una tuta spaziale di amianto che lo mette al riparo da tutte le beghe politiche, perché il potere di Eugenio Cefis, presidente dell'ENI e poi della Montedison, addirittura era superiore a quello degli apparati politici partitici dell'epoca. E quindi non è assolutamente vero, come taluno dice e contesta, che Giorgio Steinmetz non definisca, in realtà lo definisce, santo vestito d'amianto proprio Eugenio Cefis. Rino Gaetano, guardate un po', parla di un santo vestito d'amianto nella Berta Filava, un termine in codice ironico che pochissimi conoscevano, solo gli apparati di intelligence e pochissime altre persone. E guardate un po', Rino Gaetano nomina proprio una denominazione in codice che era prerogativa nella cognizione di pochissimi. Altra cosa interessante del terzo libro: dimostro come accanto a Rino Gaetano ruotino persone istituzionalmente appartenenti ai servizi segreti. Ne faccio i nomi e cognomi, addirittura vi sono anche talune fotografie che riproducono, ad esempio, l'amico carissimo di Rino Gaetano, Enrico Carnevali, che lavorava all'ambasciata americana. Così come ho pubblicato le foto di Cesare Carnevali, il genitore dell'amico più caro di Rino Gaetano, che anche apparteneva in maniera organica a servizi segreti. Vedi più, in questo terzo libro ho portato alla luce che l'amica più cara, più affettuosa, più intima di Rino Gaetano, Elisabetta Ponti, giornalista molto molto preparata del campo musicale, a sua volta aveva un legame molto stretto con un giornalista americano, Robert Cunningham, che in realtà non è un giornalista, è una spia della CIA infiltrata nel mondo discografico italiano con un escamotage. Si spaccia questo giornalista e anche cantante come un perseguitato delle forze armate americane, lo si fa passare per un pseudo disertore scappato dalla Germania per non andare nella guerra del Vietnam nel 1968, approda a Milano, si fa qualche giorno di carcere, quindi acquisisce una sorta di aureola anche lui di martirio, di autoflagellazione, no? Di persona che contesta il sistema americano, e si inserisce come cantante e anche come giornalista nel mondo discografico italiano. Ha un rapporto intensissimo, confidenziale, con Elisabetta Ponti, che è l'amica più cara di Rino Gaetano, e in realtà Robert Cunningham non è né un cantante né un vero editore di giornali, è una spia della CIA, collabora con l'ambasciata americana. Addirittura solo nel 1978 emergerà ufficialmente, ben inteso, la sua natura di agente segreto della CIA, dei servizi segreti americani, quindi infiltrato con un escamotage nel mondo della musica italiana, e ripeto, è il fidanzato, l'amico più affettuoso di Elisabetta Ponti, che frequentava in maniera intensa intorno al 74, 75, 76 Rino Gaetano. Anche questo è tutto documentato e lo porto
alla luce nel mio nuovissimo libro su Rino Gaetano. Altro particolare interessantissimo è che Rino Gaetano, prima nominavamo mio fratello e figlio unico o la Berta Filava, nella Zappa, il rastrello e il tridente, parla di una mansarda in via. Solo l'intervista di Licio Gelli, quando Rino Gaetano era ormai morto, ahimè, circa una quindicina d'anni fa, Licio Gelli svela che la sede segreta della P2 era in via Condotti a Roma. Non solo, ho scoperto, e questo era pure nella conoscenza di pochissimi, che Licio Gelli, assieme ad Umberto Ortolani, il suo fido collaboratore, erano definiti il duo di via Condotti, il gruppo di via Condotti. E quindi vedete che anche quel richiamo che c'è nella Zappa, il rastrello, il tridente di Rino Gaetano è un riferimento evidentissimo al mondo di Licio Gelli e della P2. Praticamente anche di questi due ne fornisce il nome in codice. Vi ribadisco, era detto il gruppo di via Condotti. Questo è stato confermato dalla procura di Roma, dalla procura di Milano, tribunale penale di Milano, nei primissimi anni 80. È doveroso da parte mia, prima parlavo di foto pubblicate nel mio nuovo libro dedicato a Rino Gaetano, Segreti e misteri della sua morte, Claudia Carnevali. Claudia è una signora veramente gentilissima, eccezionale, mi ha fornito le foto di Enrico, il più caro amico di Rino Gaetano che lavora all'ambasciata americana, e del padre di Enrico, Cesare Carnevali, personaggio di spicco dello spionaggio italiano, addirittura è uno storico esponente dell'intelligence italiana, è nominato più volte in libri di storia dedicati all'argomento. Quindi ringrazio Claudia Carnevali.